SM, fetish dei piedi, zoofilia e onanismo, solo su Padre Kind Live. Mm -hmm. Mm -hmm. Ma la smettiamo di fare gli shout out a Cordolli che tra un po' prende la partner. Buonasera, figlioli. Benvenuti in parrocchia, accomodatevi. Buonasera, Ivan. Buonasera, dottor Cuscito. Buonasera, Avo. Buonasera, Cuccoli. Buonasera, la nostra Valentina. Buonasera, Cordolli. Buonasera, Jolly. Buonasera, BitDoomers. ConchiLive. Buonasera, Roberto. Buonasera, Jabber. Buonasera, Ici. Buonasera, Rintaro. Buonasera, Il Somo. Buonasera, Spark. Buonasera, ti vedo anche lì. Buonasera Jenny, buonasera PirdNA, sempre primo. Buonasera Amap, buonasera Master, buonasera Roberto Tamburrino. Io ve lo adesso a mano. Grazie, Shad, un anno, un anno, Shad, che bello, 12 mesi e il tuo logo si è anche Digi Evoluto in questo momento. Buonasera, Sclero alla testa. affettino Buonasera Jeffrey, buonasera Isa. Eh sì, a volte capitano sì. moderatori che non fanno gli shout out. Eh. A volte campando scuse, ma vabbè. Buonasera Exeras, buonasera professorissimo. Funghetta! <ride> t'ha fregato, t'ha fregato, funghè! Grande master, grande master, viva il patriarcato! Buonasera Scini Venom! Buonasera Maurizio! Buonasera frasca, buonasera Antonio! Aspettate, eh? Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Ma Me l'ho scordato di mettere nel cappello, Stavo così, Stavo, stavo in, in modalità chilling Buonasera Tana, buonasera Tana, oggi il patriarcato mi ha zittita due volte, che cosa è successo? Grazie a Jason per i 100 bit, intanto si avvicina a Live Train E così Stazione ha acceso il suo motore, manca ancora un pochino Buonasera Silvia, barzelletta d'inizio serata, il collettivo hip hop che accettava solo pagamenti con carta in off... ok, eh, grazie Tana, grazie Tana per il supporto, e eh, ci fai partire live train, Tana 11 mesi, anche tu hai quasi raggiunto l'anno, l'anno in parrocchia, alieni buoni e dei paesi tuoi, sì, sì, buonasera Franz. Eh, screen in sacrestia, screen in sacrestia, vediamo, vediamo Master che ci ha mandato, ci sarà tipo sicuramente Funghetta che sta a lavare i piatti, Arrabbiatissima, salvo yeah. <ride> è vero. C'è Funghetta che lava i piatti. Grande, salvo, grande, salvo. Mi è venuta voglia di un banner non so perché. Buonasera, Larry. Buonasera, Larry perché secondo Fabio non stavo dicendo cose pertinenti al topic però se lo fa lui ok universale <ride> multidimensionale, attiva per tutta l'umanità per tutta l'umanità hype train livello 1 69% 4 minuti per completarlo eh, sempre più satanici i miei punti grande Jenny chiede cattivi ecco Tanto sì, Cordolli, Fabio ha giustamente ragione, se sta portando avanti un tema in una live capisco perché devi arrivare tu e parlare di cose non pertinenti al topic, giustamente è il suo canale Loop Genetico è il nome e cognome di Fabio eh, Faccio compagnia a funghetta, pulisco la lettiera, Beh, non è proprio la stessa cosa che lava i piatti però Buonasera Nike, buonasera Nike, ben arrivata Allora, oggi... Grazie amore mio, grazie amore mio per averci completato il treno, per averci completato il treno. Battesimo regalato a Eavo. Fabio non esiste, Fabio non esiste. Eh, buonasera Laura, buonasera Laura. Sera fratelli, che Dio vi benedica. Buonasera Ornitologia, buonasera Spark. Un ruttino, scusate. Ehm sì, ma non lo ha mai fondato... Non so di cosa stai parlando. Comunque questa sera, invece, a proposito di topic pertinenti, parleremo del celeberrimo, uno dei casi di contattismo alieni più famoso italiano, ovvero il caso amicizia. Il caso amicizia... Ah, alieni buoni! Che però... Fanno anche cose strane... Eh, di Serenca, ovviamente. No, 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 non è Serenca. Ma comunque troveremo un sacco di facce conosciute a parlare del caso Amicizia. Eh, ovviamente. Immagino già avete capito chi ne parlerà. Vedo già volare bottoni. vedo già Ci sono delle cose meravigliose. Adesso tra, tra poco iniziamo. Diciamo. Primi, primo quarto d'ora, venti minuti, chiacchieriamocela, aspettiamo che arriva altra gente, eh, ha telefonato a DT, alieni che spicciano casa, buonasera Serenity, stavo giusto pensando a cosa vedere stasera e la provvidenza ci ha portato la tonifica della tua live, benvenuta Co cose più strane di sudare merda. A quanto pare, sì. L'unico agliani buono è quello che arriva col permesso di Agliani buoni che fanno cose strane. Il racconto di Babbo Natale in chiave. Con... Mi, inca mi incazzerò di brutto stasera. Mmm. No, non particolarmente No, non credo ci sia eh, Da incazzarsi proprio No, no Io non ho mai creduto in amicizia O si chiava o ci si schifa è vero. Gente che sperava di bridare con gli alieni Invece questi hanno detto Vi vediamo più come amici La framezone aliena Da cui il nome, il caso amicizia <ride> Qui ci sono tutti vicini in piscina. Io ancora qui che lavoro. Ma come in, in piscina? Ma questo freddo in piscina. Dove sei, Jeffrey? In, 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 uh, alle Hawaii. Ricordati che io di te non mi fi ti fidi di me. <ride> buonasera, zig, buonasera, zig. Piano piano ce lo, ce lo proporrà ogni giorno. No, no, non c'è. Che c'entra? No, Zenone stasera non c'è. Zenone che parla ad alieni e sto livello ancora non l'abbiamo raggiunto. Abito nell'emisfero sud. Alieni come ti, visti in giro in bicicletta, il mio ban manca poco, se non mi vedete più la furia di Kain si sarà battuta. su di me. Buonasera Autun, a bicicletta scritto anche in maiuscolo, buonasera Anna. Alieni nel dubbio, apro un Berlucchi, dosaggio zero. Zenone è solo il giovedì, e ogni tanto, ogni tanto, dipende da come vi comportate voi. Ci sono... Zenone è tipo la punizione del, del giovedì. Tra l'altro, giovedì, domani, puntata meravigliosa. Domani, puntata meravigliosa, meravigliosa con ospite speciale. Parleremo del cristianesimo femminista di Michela Murgia. E chi verrà a commentare la live in cui parleremo del cristianesimo femminista di Michela Murgia? Se non il fan numero uno di Michela Murgia pronto a dire addio al canale? No, perché l'abbiamo abbiamo sedato, gli abbiamo sedato, gli ho prescritto delle punture sul collo da fare in questa settimana per poter venire in live senza farmi chiudere il canale. Oddeo sì! La mia guida preferita domani è festa. Posso esserci! Viene la Madonna ospite! Di più della Madonna ospite! Buonasera Pat. una vera femminista, stasera vado a di a Così per sentirmi ancora un po' in Serbia. Jasmina Pani, il meglio di Jasmina Pani, viene la regina del mondo il nostro fantastico Seven, domani ce l'avremo in live, in tutto il suo splendore, e in tutta la sua sobrietà, anche, anche lessicale, ma guarda che neanche Padre Cane, grazie Testa Vuota, grazie Testa Vuota per il supporto, numeretto della Riff anche a Testa Vuota, intanto negli ultimi secondi, 25 secondi, hype Train, livello 2, Testa Vuota ce lo porta al 28%, ma mi rubi la regina, mi rubi, sì, ti rubo la regina. Conchi. eccolo, eccolo qui. Eh, si regge Rachigia, ma che ne so, io non so. Eh, quando vieni in live domani, domani? Addirittura la regina del mondo, stasera. Meglio, la meglio di Madonna, di Merlin Manson e di Serenca. Esattamente. Ma, ma mancavano 20 secondi, perché oh, mi ha chiuso l'hype train? Ma, train Billy, quanti di voi si sentono? Io io wow, che Ma regina del mondo, eh. anche quella regina del allora, buonasera Davide, buonasera Davide, Quindi domani sera alle 21 Clerica Agnoso con il nostro Seven a parlare di, del cristianesimo femminista di Michela Murgia. Tra l'altro vi, vi darò questa, questa notizia, si è letto i libri Seven per venire in live a parlare di questa cosa. Quindi cioè, verrà, avremo un ospite tra sicuramente traumatizzato dopo, dopo questa lettura. Buonasera Fernando, buonasera Fernando, benvenuto in parrocchia. Non ricordarmelo, non ricordarmelo. Eroe, 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 assolutamente, eroe. Domani, domani lo invito e sotto nel, nella didascalia ci scrivo eroe. <ride> ma povero condoglianze se giustamente inizia la live e mia figlia attacca a suonare la batteria ci sta, ci sta cioè, se, se vuole mi... rompere i coglioni ci sta ovviamente ero, ero uh. ero uh. ero, uh. ero, uh. ero uh. meglio i libri suoi che le vecchiette che gli imboccano in farmacia anche padre Benigni che lecca il perineo del papa in che senso ma è una, una tua immagine erotica un tuo sogno erotico o, o c'è qualche notizia che mi sono perso Complimenti per lo stomaco, scommetto che hai finito le scorte di Bioghetasi. Fammi. <ride> no, no, meglio le ottagenarie. Eh, per fortuna non ho mai sentito parlare la Murge. Domani smadonerò molto. A quanto sembra, sì, sì. Non ho, non lo, ma non l'hai visto che è andato personalmente a dipingere con la lingua il culo del Papa? No, no, no. Sparca me lo sono perso. Poi la, la raccolta delle notizie religiose la faccio direttamente domani. Ma già da stasera. Notizie: Papa Francesco incontra Roberto Benigni. Wow, wow. Questo Papa buono che piace a tutti, eh? Quanto. Quanto è amato questo Papa, quanto gli vogliono bene tutti da destra a sinistra. Anche i più ribelli baciano le mani di Papa Francesco. Eh, però per il cazzo vicini quando mi va di zona la chitarra elettrica c'è la batteria. Quanto amore, quanto amore! Non avete visto il trailer del nuovo film su Santa Caterina? Eh, niente lecusse, niente anello di prepuzio. Strano, allora non è attendibile. Domanda per la chat, ma è una mia impressione o Benigni è più sopravvalutato della Tennis? No, eh, credo che non sia solo la tua impressione. Buonasera Channel for Nerd! Buonasera carissimo, benvenuto! Benigni, ti prego, torna a quello di un tempo. Vi dico solo che preferirete... Solo che preferirete sboccata. Domani sarò lucidamente composta, terribilmente composta. Non so se di avere più paura di un Seven terribilmente composto o di un Seven in berserker. Non, non lo so. Non lo so perché non, mai non ho mai conosciuto un Seven terribilmente composto. <ride> Padre, Illuminismo sessuale ha fatto uscire un video dove parla di Don Maggi. Eh, uno di quei preti che dicono che l'inferno non esiste e che Gesù non eh, predicava l'Apocalisse. Eh, a proposito di film, dobbiamo assolutamente provare il film con. Eh, Biglino, eh, ma non si trova, è ancora, uh, ancora inesistente quel film. Benigni dei tempi, con la uh, volta che urlava rimettilo dentro. E attivate, avevo letto il luminismo se, sessuale, è Elia, giusto? Quel ragazzo Elia che si chiamava Elia, che avevo invitato a suo tempo eh, e che era anche un, un po' billiniano, ma giusto perché era affascinato da quelle teorie. Se non sbaglio, se non, se non ricordo male, perché è pieno di gente che lo idolatra come se fosse un poeta geniale. Ogni volta che lo sento parlare, penso solo che questo qua sta a per culo. A tutti, sì, è lui. Ok, nel collegio dove ero rinchiuso, dovevamo baciare l'anello del padre abate a ogni festività. Io, dal secondo anno, mi sono sempre defilato con scaltrezza e sono tratto dalla vita di Santa Caterina, le parti scomode, tolte chissà come mai. È vero, io non l'ho mai apprezzato, l'ho sempre considerato falso come una banconota da 30 euro. Beh, Benigni è l'unico motivo per cui la moglie ancora fa l'attrice. Davvero cagna maledetta la moglie di Benigni come, re, come, come, come recitazione. È tornata la suora Filippina in ospedale e mi tende gli agguati mentre dormo azzolina. Non capirò mai le suore. Ma perché sei in ospedale, Pat? Padre lasci che sia io a cercare il film di Biglino Magari con il caro vecchio Emule No perché non è, non è proprio uscito. È uscito Sono uscite solo delle anteprime al cinema E poi è sparito dalla circolazione Cioè sono, hanno fatto delle anteprime tipo per la stampa Così e poi No uomo surreale Ancora dobbiamo iniziare cioè, Siamo in pre-live Però per dovere di cronaca Grazie a nessuno Grazie a nessuno per il supporto Numeretto della riff a te No, non si trova. Eh, ritirato dal mercato subito. Bisognerebbe avere un contatto con qualcuno che lavora nel cinema. Il film sarebbe quello di Depardi, esatto. Uh, eh, cre creators the past. Non sono in ospedale, ci vado per fare dialisi. Ah, cazzo, tre giorni a settimana. È vero, forse mi sa che ce l'avevi già, ce l'avevi detto, Pat. Uh, padre, hai qualcosa di diverso? Sono, sono più bello. Eh, padre, ha già parlato del, del precedente live in modo approfondito di Sor Cristina. Sì, sì, abbiamo, abbiamo, ne abbiamo parlato. Non so se sei dimagrito oppure qualcosa ai capelli. Ma come fai a vedere i capelli? C ho, c ho il cappello. Eh, io non c'entro niente per quanto riguarda la sparizione dello scomodo film sugli alieni. Vero Sei ovviamente più bello di ieri, ma meno di. noi <ride> Grazie a Guframo. Grazie a Guframo per il supporto. Numeretto della riff anche a Guframo. Comunque il film è uscito in pochissime sale. Io credo che con molta fatica lo trovo. Vai, 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 Spark. Spark, scelgo te. Ti lancio tipo sfera pochée. Ha tagliato i capelli? No, non è assolutamente vero. Non ho fatto nulla. Forse è il, è il, il felpone della Marvel. È il felpone della Marvel col cappuccio. Ah Cristiano è vero, della tua chiedilo, lo chiedi, fatto sulla tua cosa, sulla tua, il tuo gruppo sì, Telegram. In quale live ha parlato io? Sono Cristina, me la vado a vedere. Eh, se non sbaglio, la live di giovedì scorso o giovedì scorso ancora. Comunque un giovedì, un clerical news. Eh, grazie a Tony, grazie a Tony per il supporto, buonasera. Numeretto della riffa, anche a Toni Secondo me il dottor Cuscio lo potrebbe rimediare, oppure è stato proprio fare... Il dottor Cuscio non è che lo può rimediare, il dottor Cuscio ce l'ha nel suo garage, insieme a tutte le cose scomode eh, che, che danno conferma e prova dell'esistenza degli italiani. Il dottor Cuscio ha un garage con tutti gli opart. Effettivamente oggi il padre è diverso, ha le pupille stranamente verticali e sono sicuro che l'ultima volta non gli aveva gli artigli e non sudava merda. Chi era il capitano della nazionale, Francesco il Pupone. Chi era il capitano del Vaticano, Francesco il Papone. Coincidenze, ok? Ivan neanche si prenota per il prossimo ban. <ride> e giovani, siete qui anche stasera? Ormai sono dipendente dal culto di Cain. Buonasera, Fracchia. E, insieme, alle... alla <ride> insieme alla Inventata, insieme alla. Alla falsissima università del Sa Al falsissimo sito dell'università del Salento Che tutti sappiamo essere stato creato dal, dal, dal dottor Cusci Io non gliela posso fare, non posso fare. Parcheggiato, sì, nello stesso garage dove, garage dove tiene il cavod, ovviamente Buonasera Jack Domanda, può sembrare stupida Perché il Vaticano non ha una squadra di calcio Magari atleti degli olimpiadi perché lì, lì stanno sempre a mangiare, quindi non, non, diciamo, non hanno un fisico adatto per lo sport. Anche il Dottor Cuscio ha le pietre maglia con i disegni dei dinosauri. Sì, ma quelle originali, eh. Poi lui dopo ha mandato in giro quelle che sono palesemente un falso. Eh, le ha mandate in, gi in giro lui per depistare, ovviamente. Ma lei si può sapere una buona volta chi cazzo è? <ride> Scusami, mi posso chiedere la live a Spizzi che lascia il PC connesso per darti visualizzazione a prescindere. Grazie, Siavinuccio. Non a caso, padre, io faccio parte dei poteri forti, sezione di Lecce. Eh, no, direttamente i dinosauri. BB, eh, Un garage enorme. Perché in realtà cioè, la porta del garage del dottor Cuscio la faccia direttamente nella, nella sala dell'area 51, cioè nel tutto il container enorme. Eh, tu sei troppo. Attenzione, eh, attenzione. abbiamo Donnolo in soggiorno, oggi lagga tutto, oggi lagga tutto, allora ragazzi se vi lagga, se avete problemi di connessione, in basso a destra c'è la rotellina dell'ingranaggio, lì potete scegliere una risoluzione più bassa della live, nel caso abbiate poca linea, mettete una risoluzione più bassa, magari non vedrete un cazzo, però almeno l'audio dovrebbe essere buono, buonasera Marta, eh, io ho i poteri forti, 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 allora, dicevamo, il caso Amicizia, il caso Amicizia è un caso molto particolare, in realtà è famosissimo, ne hanno parlato almeno ai tempi un sacco di giornali, è addirittura un caso internazionale, ma tutto comincia in Italia il dottor Cuscito l'ha mai sentito parlare del, del, del caso amicizia eh, è così potente che usa l'area 51 come sgabuzzino esatto c'ha cioè, sì. gli opart e eh? le scope eh, poggia tutto lì sono curioso nel, nel sapere se gli alieni buoni che fanno cose strane che cosa no non è quello di Zanfretta che domande padre oh, tu, tu, scusi è vero effettivamente eh. mia figlia ti saluta perché ha detto perché ha detto buonasera Marta che <ride> cari Ciao Marta! Ma parli del guardiano di no, quello è il caso Zanfretta che ne abbiamo parlato. Tra l'altro siamo sbragati dalle risate col caso Zanfretta. Il caso Amicizia è un altro caso e potrebbe regalarci comunque delle perle meravigliose. Iniziamo con il racconto. Così per, per, per introdurvi in quello di cui stiamo parlando. Il caso Polenio non è ancora stato studiato. Ma il caso amicizia sì. Il caso amicizia. Questo è uno... Aspetta, non state vedendo un cazzo, voi scusate. Eccolo qua. Il caso, amicizia. Eccole un, un estratto. Questo che state vedendo è, è, è chiaramente eh, l'immagine reale di un UFO. Eccola qua, story. Grazie, Franz. Mezz'inverno, grazie mille per il supporto. Numeretto della a te 20 mesi. Sì, buongiorno, pace e prosperità. È qui che ci si arruola nella flotta stellare. Buonasera Frances, benvenuto. Sei nel posto giusto, nella nostra parrocchia aliena. Eh, a me pare una lampada stradale. aspettate ti faccio vedere meglio. È chiaramente un UFO, chiaramente. Eh, sembra il cappello di Gandalf il Grigio. A me pare una lampada stradale. Comunque, ho appena visto un video di Bollani che intervista Biglino che amarezza, che amarezza. Ah, adesso ricordo che abbia fatto un video Polidoros credo ne abbia parlato anche Polidoro, sì, eh, nel 1956, la storia che, di cui narreremo oggi è ambientata nel 1956, tutto inizia vicino ad Ascoli Piceno, queste cose fanno, fanno sempre tantissimo ridere, dove un gruppo di persone prese contatto con tre ragazzi che stavano facendo un'escursione a Roccapia, vicino alla città marchigiana secondo i racconti dei testimoni comparve dinanzi a loro una coppia di uomini di cui uno alto 3 metri e l'altro invece di statura molto inferiore a normale qui possiamo vedere un disegno con una rappresentazione in cui c'è questo tizio altissimo e uno bassissimo eh, era morte e bianca no, non era morte bianca eh, i due strani personaggi parla parlano con i ragazzi e gli confessano di essere alieni che abita sul nostro pianeta da molti secoli. Assieme ad altri come loro. I tre ragazzi di Pescara iniziano quindi una relazione di amicizia con quei due strani uomini, coinvolgendo anche altri loro amici, instaurando un rapporto che durerà a lungo per oltre vent'anni. Gli alieni rivelano col tempo di non provenire da un unico pianeta, ma di mo da mondi sparsi, tutti uniti da un'unica costante, la scelta di aderire al bene come concetto supremo. Alieni bassi e alieni altissimi che vivono, che vivono in Abruzzo. Questa è la storia di oggi. Riecco la fina, riecco la fine benvenuta. Eh, forse non Forse de dei ragazzi che non conoscevano la prospettiva. Ma sarà mai possibile che ogni volta che esce fuori un abruzzese è sempre fuori di testa? <ride> Alieni abruzzesi, eh, su RE-Educational Chad. Questi visitatori galattici, sempre secondo i resoconti, vivevano in realtà nascosti sotto la superficie terrestre e marina, eh, luoghi molto ampi e vasti, eppure in grado di scomparire alla vista grazie a tecnologie di compressione della materia. Quindi alieni, abruzzi, alieni che vivono nel sottosuolo abruzzese, dissero di chiamarsi Akrij, Akiriz, 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 un termine che in sanscrito significa saggi e in arabo amici. Così appunto vennero ribattezzati amici. Inoltre, eh, rivelarono il loro compito, ossio, ossia proteggere i terrestri dalle potenzialità infinite. Grazie al Blankstar per il supporto. Numeretto della Riff. anche a te: 16 mesi. Non è vero, in arabo no. Ma forse in arabo alieno sì. Chi lo può, chi lo può sapere. Eh... Il loro compito era davvero proteggere i terrestri dalle potenzialità infinite da loro stessi e dalle loro armi di distruzione di massa. In Abruzzo. <ride> cioè, siamo alieni? Ci dobbiamo di fare una base per difendere l'umanità dalle armi di distruzione di massa? Dove andiamo? In Abruzzo. Allora, se c'era scritto che erano lì per gli arrosticini cinici, potevo quasi credere. Ma per difendere l'umanità dalle armi di distruzione di. Ma non è la trama di Goldrake. Anch'io, comunque, una volta ho visto un alieno abruzzese bassissimo, ma zappava le patate di Avezzano, dicendo parole aliene come Mannag e eh, la Madonna Sandissima. Non so cosa voglio dire, forse era sumero. Se il loro compito era di complimenti, ottimo lavoro. Eh, New York, Giappone e Abruzzo: questi sono di solito i luoghi per gli attacchi alieni. Ma li troviamo e li mandiamo da Putin. Eh, nessuno ci troverà mai. Eh sì. Ma non ci proteggono dai, dai megaborg. Scusa, ma non era Ascoli Piceno? Eh, no, perché loro hanno detto poi sono di Pescara. Fermi, ho capito, è il tunnel del Gran Sasso al CERN, esatto. Sono arrivati e hanno iniziato a dire, amico caro, fatteli i cazzi tua, e da lì hanno chiamato il caso amicizia. Ehm, proprio il proliferare degli armamenti atomici e nucleari eh, li aveva indotti a manifestarsi a tizi a caso di Pescara. Col tempo iniziò uno scambio di doni tra i terrestri e che portavano verdura e acqua Cazzo, si sono sprecati, però e gli amici, cioè gli alieni che ricambiavano con oro e altri oggetti preziosi I doni degli umani scomparivano dalla vista in una sorta di teletrasporto e così, sempre a detta dei testimoni comparivano dal nulla gli oggetti degli alieni Attenzione, sono per fare un brutto spoiler Ma poi, come in ogni bella storia gli umani iniziarono a disinteressarsi dei loro amici cosmici, presi dalla vita privata e dai loro interessi. Tu sei in contatto con degli alieni in carne e ossa che ti regalano oro materializzandolo dal nulla in cambio di verdura e acqua? E poi... Preso dai tuoi interessi di vita personale, te le dimentici, non ci vai di più. Oggi è giovedì, ma devo vedere con Sgrusgnath di, 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 di Sirio, di Sirio 14, però sai che c'è, ho da finire puli in casa, non ci vado questa sera. Eh, anche gli oggetti degli alieni sparivano velocemente. Come posso contattare questi alieni? Oreo in cambio di verdura e acqua. Scegliamo tre tizi a caso invece di andare all'assemblea dell'ONU. Mi sembra. Ma in Abruzzo le verdure e l'acqua invece di Arrosticini e eh, Monte Che purciari, madonna. Beh, eh, gli vendo pure mia mamma. Io. Vi devo vedere con. Qui. E Bob. Pattarassa Troppolo, benvenuto. Buonasera a tutti. Cosa mi sono persa? Buonasera, ci sono anch'io. Stiamo parlando del caso Amicizia. Un caso di contattismo alieno de degli anni 50. Eh, le famose verdure oro gel, esatto. Anche le monete contengono oro, questi andavano a, vedere le, a vendere le verdure al mercato. Che faccio? Esco con Surg o mi metto a spulciare Netflix, esatto? Sì, ma perché in Abruzzo la moneta corrente era la carne di pecora, loro non ci interessa. Mi sembra perfettamente in tema con la live della Vari. Il prezzo della vita, il prezzo delle verdure. Esatto. Buonasera, amite primate. Oh, mi si è rotta l'unghia, non posso più andare agli appuntamenti con gli amici alieni. È come il marziano a Roma di Trelussa. Bahama, Bahama Mama, grazie del follow e benvenuto in parrocchia. Aspetta, aspetta, gli davano oro monoatomico antigravitazionale. Quindi tutti gli oggetti fluttuavano via. Per questo non li avevano più. Non sono extraterrestre fobico, ho tanti amici extraterrestri. Attenzione però, guardate che cosa è successo. Perché questa c'è una svolta assolutamente negativa al fatto che gli umani non, non vanno più agli incontri. Eh, eh, si, si disinteressano questi umani e i loro amici cosmici, presi dalla vita privata, dai loro interessi, facendo così mancare le loro energie positive e consentendo quindi ad una fazione aliena, detti dal male, di attaccare i paladini del bene. Quindi siccome loro non andavano più agli incontri, gli alieni buoni diventarono tristi, così persero il loro potere benefico e furono attaccati dagli alieni del male. Si narra di una serie di battaglie tra il 1978 e il 1979 nel mare Adriatico con tanto di testimonianze di pescatori circa raggi di luce uscire dal mare. Si mormora anche di un coinvolgimento della guardia costiera, gli amici persero il confronto, eh, purtroppo sparirono interrompendo i contatti. Ma nel corso del tempo, molte altre persone erano state coinvolte nel circolo cosmico, tra cui giornalisti come Dino Buzzati ed artisti. Bahama, eh, buonasera, padre! Finalmente riesco a seguire una live. La serata prende una bella svolta. Benvenuta in parrocchia. Piacere di averti con noi. Ma che è Star Wars? Ma, cosa, ma che senso ha? Ma loro, che fine ha fatto? Non sono manco diventati ricchi, scommetto. Sono diventati ricchi dopo con il, con il racconto, probabilmente. No, è che gli alieni vegani senza quelle verdure morirono di fame. Eh, era chiaramente Goldrek, sì, esatto. I nemici sono senza broccoli, attacchiamoli subito. Ma cos'è un episodio di Rick e Morty? Abruzzo Wars, esatto. Da qualche parte là fuori qualcosa ci sta osservando, uh -huh. ci sono forze aliene che agiscono con... in modo a noi percettibile, siamo soli nell'universo impossibile quando ci si rende conto delle meraviglie che ci circondano preti, voodoo e <ride> diaiti, numerologi, tebitani dai monti appalacchiani. Alieni vegani vis ninja carnivori, esatto. Ah, ecco, come al solito, vincono i cattivi e perdono i buoni. Ma attenzione, perché qui sotto, e voi ne vedete un pezzo, è stata fatta una foto. In uno di questi numerosi incontri dei tre ragazzi abruzzesi con gli alieni, hanno fatto una foto all'alieno. Cioè, questa, che stiamo per vedere adesso, è la foto vera di uno di questi alieni. Quello altissimo per la precisione. La vediamo. Questo è un alieno. C'avanzetta Co che sblusa dal pantalone. Un po' stempiatino, ah <ride> uh -huh. non ha senso. Ma perché? Ma perché? Ciao, Giovanni, si chiama Giovanni. Infatti, eh, lo conosco. Si chiama Ciro. Eh, con quella camicia, il terrestre, il terrestre non può essere, sarebbe un eh, invisibile, quello invisibile dietro l'albero. Franco, si chiamava Franco. La vicenda canta nel dimenticatoio fino a quando la morte di Bruno Samma si chiamava così uno dei contattati. Uno dei tre ragazzi coinvolti è avvenuto dopo l'ingresso nel 2000. Uscì un libro che parlava della vicenda e molti testimoni uscirono allo scoperto, mostrando anche foto eh, di incontri con gli alieni. L'accusa rivolta a Sam Maciccia dai fuoriusciti del gruppo dei contattisti fu di speculazione di essere un accentratore e questo causò il declino della sua forza vitale positiva. Divenne umano nel senso più negativo del termine. Il più famoso caso di eh, contattismo italiano divenne così in materia per favole di racconti di fantascienza. Invece, Invece cioè non era, era tutto vero, era tutto vero. Questo è un alieno. Questo è chiaramente un alieno. Queste sono diverse foto. È stato anche studiata questa foto. Ve la faccio vedere bene. Eh. Quella strana foto. Quella strana foto, eh, questo tizio è in realtà. Nella foto c'è anche quello basso, solo che non si vede. Ma sbaglio gli alieno, oltre a una panza notevole, è anche super dotato. Ha eh? anche, anche un'enorme enorme effettivamente. Avranno, ovviamente, ho concluso che era vero, è arrivato sul nostro pianeta con tre ruote, gente a caso nei boschi. No, no, attenzione: è stato fatto uno studio da questa signora che. Fatta, conclusione. Eh, faccio vedere prima la signora che cosa dice eh, questa analisi è stata compiuta con mezzi casalinghi da una persona che non ha grandi competenze matematiche questa <ride> è la premessa quello... scritta dalla stessa autrice di questo studio perché lei ha fatto un rapporto ha detto prendiamo questo ciuffetto di pino eh, vi, vi, vi zoom un pochino aspettate eh. ecco qua la signora ha detto Prendiamo questo ciuffetto di pino nella foto e mettiamo a paragone quanti ciuffetti di pino è alto questo tizio. Così, dalla a parte c'è cioè partita pure uh -huh, da oltre cioè pro, prospettiva zero. Comunque ha fatto vabbè. Questo sarà 20-21 ciuffetti di pino. Il ciuffetto di pino sarà. Eh, ciuffetto di pino è da tra i 15 e i 16 centimetri. Quindi in realtà il tizio è alto, 3,36 m. Questo è il calcolo che ha fatto la signora con i ciuffetti di pino, presi a caso dalla foto, e ha, ha constatato che questo in realtà è proprio un alieno perché è alto. <ride> è alto 22 ciuffetti, di pino. Mi i ciuffetti <ride> e poi, di pino. Vuoi sapere anche tu quanti ciuffetti di pino sei alto? una alta due ciuffetti di pino. Tu sarai un ciuffetto di pino e mezzo. I americani usano tutto piuttosto che i metri. È la cugina della casalinga di Amsterdam. Quanti ciuffetti di pino ci sono tra la terra e Mallona? <ride> ovviamente la prospettiva è un inganno della lobby degli artisti, ma io voglio sapere, voglio sapere anch'io. Quanti ciuffetti. Ciuffetto di pino sarà la nuova unità di misura. Cioè, quell'albero alla sua sinistra è, è un Baobab. Ciuffetto di pino alto, poi un ciuffetto di pino 20, 20 centimetri. Mi, se, mi, mi sembra. Ah, beh, perché lei dice, ovviamente dal rametto alla punta più alta del ciuffetto e quindi lei eh, photoshoppando il, ciuff il ciuffetto di pino che è qui nel cerchietto rosso li ha messi in relazione all'altezza dell'alieno abbiamo constatato con assoluta certezza che l'alieno è alto 3 metri e 36 e Carletto chi è? Un bimbo che si allunga 7 metri e 33 Ieri sono andato a 50 ciuffetti di pino all'ora in autostrada E mi hanno fermato <ride> Ciuffetto di pino si può usare per qualsiasi cosa ragazzi eh? Eh, Quanto zucchero ci vuole nel caffè? Mezzo ciuffetto di pino Poi dipende da, da pino chi è Effettivamente dipende anche dalla Dalla pelosità di pino Quanto ha scambiato il bitcoin con la nuova unità di misura? <ride> Come faceva a sapere quanto era lungo esattamente quel ciuffetto di Pino? Non quello, lei ne ha preso uno a casa sua <ride> e l'ha misurato. E quindi ha constatato che quel ciuffetto lì della foto, buonasera 800, ma Pino è consenziente. Comunque avrei disagio a stare vicino a, a Gennarone qua, effettivamente Gennarone non, ha, non esprime proprio tantissima fiducia. Seven ci dice <ride> che io, da buon Atalantideo eh, prenuragico, sono alto due mele e poco più. <ride> non posso misurare il pene con il ciuffetto di pino, pizzica troppo. I buffi sono altri due ciuffi di pino e poco più. Comunque, la preduberanza è tre ciuffetti abbondanti. Eh. Effettivamente, se noi qua andiamo a zubagia, cioè si vede. Insomma, qua gennarone Gennarone eh, sta messo bene. Ma poi le querce a fianco dicono tutto. E questo niente, questo in realtà è, un, è il tizio, è la foto dell'alieno, del caso amicizia, ma noi adesso ovviamente ehm, ascolteremo, ascolteremo delle storie, ascolteremo dei racconti e ascolteremo anche i, 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 diretti, i diretti interessati. E io direi di iniziare con... aspettate che vi, vi censuro quello che sto per selezionare perché Uh, iniziamo da questo. Dov'era non questo? Oh, oh oh oh, fermati, fermati. fermati. Oh, oh oh Allora, secondo voi è una stronava in tasca? O sei solo felice di vedermi? Comunque, se è alto più di 3 metri, avrà un piede lunghissimo. Lui ha, belle, ha delle belle scarpe. Secondo voi, delle persone che noi conosciamo, chi, chi avrà parlato del caso amicizia? Datemi dei nomi, datemi dei nomi. Eh, sono anni che dico a mia moglie che non deve lamentarsi. In Ciuffetti di Pino sono super ducato che si fottano i centimetri. Eh, Malanga no. no. Re, eh, uno l'abbiamo preso. Uno l'abbiamo preso. Polenio, eh, uno l'abbiamo preso, ovviamente. Sì, sì, lui sì. Bottone Volante, Padre Livio no. Conversione no. Allora, sono due, sono due eh, celeberrimi, sono due celeberrimi, uno è Red Ronnie, eh, Bobby Solo, eh, allora per forza Morte Bianca, no, ce n'è un altro, ce n'è un altro, dai ragazzi, colui che ci ha introdotto, grande Dottor Cuscido, colui che ci ha introdotto alla saga di Mallona, come non ricordarsi Pier Giorgio Caria, Billy Blues, no? Pier Giorgio Caria e ovviamente, e ovviamente Red Ronnie. E infatti il primo. Eh, Caria, Caria. Eh, Massimino Mizzichino, esatto. Caria, Caria, Pier Giorgio Caria e Red Ronnie. E allora andiamo ad ascoltare un, un piccolo estratto. Un piccolo estratto dalla, da una conferenza di, di Pier Giorgio Caria. Ne, ne ascoltiamo un. Un pezzetto, un pezzetto. Dal canale Forza Cosmica. Farese se guarda in sagrestia ho fatto i conti. Vediamo un po' il, il conteggio di Spark in ciuffetti di pino o in ciuffetti di cazzo perché da Spark possiamo aspettarci qualunque cosa. Ehm. Eccolo qua. Ehm. di anche eh, beh, che, che guardi hai fatto conti c'è solo la foto ma cioè mi ha lo screen <ride> 90 centimetri totali buonasera giuseppe eh, ho proprio una caria al, al morare caria fit, red Ronny. Il grande ritorno di Caria. Padre guarda in mezzo alle gambe. Aspetta, che hai fatto? Non l'ho visto. Cioè, ero, ero, ero preso dai, dai cerchietti rossi. Allora, sono tre ciuffetti di pino. Sono effettivamente tre ciuffetti di pino. Tutti gli abbonati che sono in Sacrestia potranno vedere il conteggio di Spark. Eh, tre ciuffetti da 30 quindi 90 esatto eh, io ho una, una caria al morale brucia forza cosmica brucia andiamo ad ascoltare questo piccolo estratto da una conferenza di per Giorgio Caria nel libro Macì, eh, breccia fa un appello ai abbastanza numerosi questa è una foto di un UFO eh? ma poi cioè, vi ricordate come se li immaginavano gli UFO cioè fatti così col disco dove nella cupola c'era un alieno solo che guidava con i cartoni animati Ma il cappello parlante di Harry Potter i protagonisti di amicizie ancora viventi anche se tutti abbastanza cresciuti Buonasera, buonasera al gatto con gli stivali. Qui ci dà Cresciutelli, la maggior parte ultra-ottantenni. Classico UFO anni 50. Sì. allo scoperto e dire al mondo testimoniando che anche loro parteciparono al caso amicizia. Di fatto questo appello cade quasi nel vuoto perché le uniche due persone che verranno allo scoperto sarà oltre a Stefano Breccia... Sarà il professore di disegno Paolo di Girolamo, personaggio veramente romano, simpaticissimo, e un altro carissimo amico, che è questo giovanotto di oltre 90 anni, che si chiama Gaspare De Lama. Professore di disegno, che c'entra molto. Persone autorevolissime. Questi sono gli unici due testimoni pubblici che hanno, dopo l'uscita del libro, raccolto l'appello sia di Breccia che anche di San Maciccia di... Rivelare al mondo le loro esperienze troverete le interviste, no, sia quelle di Breccia che di, di Girolamo e anche di, di Gaspare De Lama. Professore di disegno, non ha fatto la scuola di Fumetti. Le troverete appunto nel documentario. De Lama, assieme a Ghibaudi, erano già stati protagonisti di cronache, di avvistamenti e di esperienze extraterrestri. Ah, c'è anche la registrazione, passa il passa, gatto con gli stivali. Sembra le emoji della cacca, è vero sin dagli anni 60. Addirittura con articoli pubblicati sulla Domenica del Corriere, ma pub... questo, questo è il mio cappello. Non è una foto di questo, è il mio cappello, ragazzi. Gli alieni, Quando progettano gli UFO, si tengono al passo con il design terrestre, è vero? strana sta cosa. sono occasionali, nessuno di loro rivelava che in realtà il disco volante, quando in questo caso è. De Lama con Ghibaudi che fanno le foto, però facevano dopo la sceneggiata. Ghibaudi faceva il giornalista e De Lama faceva il testimone occasionale, ma in realtà tutte e due in amicizia avevano avuto dagli extraterrestri l'orario dell'arrivo del disco volante: aspettateci sul tetto, noi passiamo e voi ci filmate e ci fotografate. E questo è uno. Un cioè, quindi si mettevano d'accordo con gli alieni, capito? C'erano cioè, gli alieni che facevano alle 3 e un quarto, noi passiamo sopra il campanile. Voi venite lì e ci fate la foto, no? Mi sembra assolutamente credibile come storia. Ma quando c'era lui, i dischi volanti arrivavano in. Totale. Ma facevano tipo giochi di ruolo, probabilmente sì. Una delle tante foto, domani ne vedremo tantissime pubblicate dalla Domenica del Corriere, questo è il camino della, della palazzina dove abitava Milano Gaspare De Lama, che era milanese, è milanese, adesso vive... Aspettate, fatemi aprire anche il link del gatto con gli stivali, ce lo ascoltiamo dopo. Il caso amicizia, eh, noi stavamo vedendo questo, sulle rive del lago di Como, ed è uno dei tanti articoli dove appunto vengono pubblicate le foto scattate assieme a Ghibaudi, però De Lama fa il protagonista, il testimone, e Ghibaudi fa il giornalista che scrive l'articolo, ma nell'uno o nell'altro rivelarono all'epoca di far parte del caso Amicizia. Oltre a questi due testimoni ho avuto modo di incontrarne fisicamente altri, e di parlare al telefono con qualcuno che poi fisicamente non mi ha dato nessun tipo di appuntamento, e anche per mail, soprattutto con forse uno dei più giovani che è un importante personaggio che vive in Italia, che però, dopo questo scambio di mail, si è rifiutato sia di darmi il telefono sia di incontrarmi perché. È un personaggio che sta a un certo livello sociale. E dice: Se io esco fuori con questa storia mi fanno a pezzi, perdo il lavoro e quindi non posso. Perché è una cazzata. ovvio che. Poi ci fai una brutta figura. Ascoltiamo invece il video che ci ha mandato il gatto con gli stivali. Questa è una registrazione eh, del caso Amicizia. Cioè, qui sta per parlare un alieno. ascolta la voce dell'alieno di amicizia di Orieste Ione Lionello. Se ci fate caso. Sigir. Sigir V56 è il nome dell'italiano. Alcune di queste comunicazioni sono anche registrate con gli apparecchi a bobina allora esistenti. Gaspare ne possiede ancora qualcuna. Dopo tanti anni, per la prima volta, è resa pubblica la voce doppio W56, cari amici cari io siate certi di noi poiché nessuno tra noi vacillerà voi siate uniti, uniti uniti e sopportate le vostre debolezze ma come parla lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici amici con, con, con questo accento e oreste lionello è vero il nostro mondo per voi pari non è facile a capire questo è naturale ma con l'affetto e la fiducia potreste ugualmente stare vicino ai nostri Fuori, aperti a voi. Faccio l'accento svedese? Ma non è alieno, è solo. Campidanese. Ma mi sembra Thomas Mia quando faceva il personaggio cinese. Pocoto, pocoto, pocoto par de z, z. Eh, Sembra il gestore dei negozi cinesi a Vittorio Emanuele, imitato dal Papa. Eh, è il primo vocale della storia, ugualmente rompicazzo. Eh, 3 milioni e baionette, vinceremo. Sì, infatti. Ho sempre sospettato che Mike Bongiorno non era del tutto umano. <ride> non era strano che abbia un'addizione e un accento a ricordare certi filmati retro? Sarebbe interessante sapere come l'ha ottenuto. Mi sembra legittimo confutare. Parla come il mio ex allenatore di judo giapponese. Senza dubbio, le prove dimostrano che è tutto vero. Completa la registrazione, ci dice Alchem. Eh? Eh, questo si gira un po' lo stile di Sandro Pertini nei discorsi Ma è Gino Massari, intanto, bravissimi gli attori eh, Sembra un Sandro Pertini un po' dopo una serata un po' alcolica, certo Ognuno è libero di credere ciò che vuole Noi abbiamo soltanto voluto riproporre questo documento, così com'è, a voi giudicare Da come ti esprimi penso proprio che sei senza speranza Mi dispiace perché ovviamente l'autore del canale si risente delle critiche mi ha convinto, mi ha convinto assolutamente, assolutamente ma appunto a parlare del caso Amicizia, ovviamente oltre Caria eh, qui abbiamo un'intervista dossier alieni, eh, entusiasmante dossier di alieni, stavolta il ricercatore il giornalista Ivan Ceci ci parla di un caso tutto italiano il caso Amicizia Buonasera, benvenuti a Dossi Alieni, oggi parleremo del caso Amicizia, eh, uno dei casi a livello ufologico più interessanti eh, mai avvenuti nel nostro paese, un caso di contatto, di interazione tra umani ed alieni, eh, rimasto ovviamente sconosciuto per circa 40 anni. Lo faremo insieme al giornalista ricercatore UFO Ivan Ceci eh, che ha incontrato alcuni dei testimoni circa appunto questo caso. Ci vediamo tra un pochino. Rancesi, oh. Ivan, buonasera c'era eh, Ivan, benvenuto Massimo. di nuovo Grazie. a Dossier Alieni. Ringraziamo Ivan per la sua preziosa presenza. E oggi, ricercatore UFO, cose serie, cioè, come se fosse un lavoro, <ride> sai? Che chiedevano gli alieni come aiuta gli umani: frutta e verdura? Sì, sì, l'abbiamo vista, l'abbiamo letto prima. Ci parlerà del... E in cambio Davano Oro. Del caso Amicizia, un caso come già detto prima. Buonasera, John, buonasera, John Given. Hai Mai sentito parlare del caso Amicizia? stiamo parlando di contatti alieni ma si sa che quello di ricercatore non è un lavoro è rimasto sconosciuto diciamo, nella, diciamo nei casi ufologici interessanti è rimasto sconosciuto per circa 40 anni e grazie a Ivan insomma, si è riportata alla ribalta questo caso di interazione tra umani e alieni. Ivan, parlaci un po' di questo caso amicizia. Cosa è accaduto 40 anni fa? Innanzitutto hai ragione a dire che è uno dei casi più interessanti mai accaduti nel, nel nostro paese. Grazie, Voi per... Grazie a John! Grazie, a John, 20 mesi! 20 mesi, John! Grazie del supporto! Numeretto anche a te! La puntata doveva chiamarsi Pasta e ceci, certo. Il caso Amicizia è per caso quello dove cantano e ballano e fanno sfide, no? Non quello del caso Amici. Quantità di testimoni coinvolti in questa vicenda, poi anche per la qualità del materiale che, come si può vedere, è stato prodotto da questi testimoni, materiale fotografico, materiale video, estremamente eccezionale. Quello che è successo 40 anni fa è qualcosa di straordinario, qualcosa che forse è un unicum in tutta la storia dell'ufologia mondiale, un contatto, un'interazione prolungata per più di vent'anni tra un gruppo di terrestri, eh, in questo caso tutti italiani, e eh, un gruppo di eh, alieni che avevano delle basi qui eh, nel nostro pianeta, in particolare in Italia, anche se l'Italia non in era Abruzzo. la sola non era il solo paese che appunto ospitava queste, queste basi, c'erano altri paesi come la Svizzera, la Russia e oggi scopriamo anche. Il Cile, un altro paese che sta dove sta avvenendo un caso molto simile certo. a quello che è stato vissuto in Italia. Eh, ma forse l'aspetto ancora più interessante di questo e che lo rende ancora più atipico è che stiamo. A... Buona, buonasera, Sara e Rocco, mi saluti, questo personaggio famoso. Grazie, Sara e Rocco per il supporto. Ho capito tra. Um, eh, come Ho capito tra un gruppo di, de di depressi italiani, no? si chiama il caso Amigos, ovviamente, sì, in Sto parlando di alieni esattamente identici a noi. Quindi, non, non solo lo stereotipo del classico grigio, del classico. Eh, alieno che ci tramanda la tradizione cinematografica di Hollywood o la casistica più in generale ufologica, ma alieni assolutamente uguali a noi. Quindi... Ovviamente le, le prove sono dei disegni, forse fatti dal professore di disegno che abbiamo visto prima. Questo è l'identità un po' del, del caso Amicizia. Eh, questi esseri, chiamiamoli umani extraterrestri. Sì. Io... sì, le basi erano nel sottosuolo abruzzese. Posso dire questa? Questa dicitura, perché è ovvio, è detta anche da Bob Dean, uno, dei, uno un sergente maggiore che ha lavorato allo SHAPE, braccio armato della Nato, che ha identificato questi esseri di alcune tipologie tra le 72 razze di cui lui parlava in visita sul nostro pianeta, alcuni molto simili a noi, quindi alti quanto noi, addirittura c'erano anche più alti, 3-4 metri. E anche più bassi. Questa, questo è il disegno che abbiamo visto prima. L'Abruzzo non esiste, cioè. passi, Quindi, nel caso amicizia noi abbiamo interazioni tra umani e alieni, alieni molto simili a noi, quanto erano alti, su per giù. Ma dai resoconti dei testimoni, andiamo da una tipologia che era alta circa un metro o poco più, fino a una... <ride> un metro e poco più. Una tipologia che era alta oltre i tre metri. Eh, quando li hai chiamati a... 72 razze alieni, dovremmo cominciare a stilarle eh? perché noi ne abbiamo conosciute alcune, grazie eh, a Malang. C'erano gli alieni Cavalletta, poi ci sono i Sudammerda. Eh, ma la canzone di Vaduzzi, no, quella è quella dei Puffi che sono alti. Noi Puffi siamo così, siamo alti 3.000 o poco più. Buonasera, Di Granaglione. Gli alieni un po' ho sorriso perché tutto sommato. Sono più. se si approfondisce un po' il caso certo. amicizia ci si accorge già che sono molto più umani, molto più umani di noi, di noi certo. e questo forse è l'accento interessante. Certo, interessante è che in questo caso non ci tramanda soltanto un contatto con una cultura aliena più evoluta tecnologicamente ma con una cultura aliena più evoluta anche spiritualmente e se Beh, si ascoltano i suoi conti dei testimoni eh, ci si accorge che in fondo il materiale fotografico prodotto è molto meno importante del significato profondo che questa storia ha Nuovo format, un video su ogni razza aliena. Eh, gli alieni sono meglio delle persone, esatto. L'ha lasciato nelle persone che sono state coinvolte. Io ho avuto la fortuna di incontrare alcuni di questi testimoni che sono ancora vivi. Eh, Una cristo ossessione. Si fa molto, molto fotografico questo documento. Il protagonista di questa storia è morto alcuni anni fa, ed era Bruno Sammaciccia, qui riportato nella foto a sinistra. È la persona intorno a cui ruotava Diciamo questo gruppo di contatto tra uomini e alieni. Il coordinatore, se vogliamo, di questo. Cioè. Di questo, di questo ma di è operazione. una coglionata! Che non potete immaginare, ma ci sono anche altri personaggi. Allora, allora, immaginiamo se c'è qualche qui fanno vedere i disegni. Cioè, ma fateci vedere il contenuto: cioè, questi hanno prodotto dei filmati. Ma a parte queste due foto che abbiamo visto tre volte, eh, qui abbiamo addir c'è addirittura un film. Sul caso Amicizia, ragazzi. E questo è il trailer del film. lo dobbiamo vedere secondo me dobbiamo fare una serata cinema centinaia di persone coinvolte un numero incalcolabile di prove di cui la foto di un tizio negli alberi Un cane? Perché c'è? Un cane alieno! Un film di Bruno Liegi. Basta Liegi! Meno male, dopo 30 anni parlano finalmente. Hanno smesso di gesticolare. Centinaia di persone coinvolte. Nessuna fotografia. Sembra un trailer di match, è vero? Con Ennio Agno, La cosa della voce registrata vista è uno spezzone di questo film. Un documentario, sì, è un documentario. Però è Un documentario, una cosa vera, capito? Prima volta sullo schermo il cane Fuffi. Ecco le foto. Il caso amicizia. Ma c'è cioè, mi, mi dici che. Non c'è. Scusate, io adesso lo cerco però. Eh? Perché se c'è tutto il documentario. Eccolo qua, documentario italiano. Dovrebbe essere questo. Non lo so se è questo non mi sembra. Uh, non mi sembra lo stesso filmato del documentario. Non lo so, non lo so. Mi informo, ci facciamo una serata perché ci dobbiamo tornare su questo caso. Amicizia perché racconta delle, delle cose davvero interessanti. Ad esempio, se noi andiamo. Eh... All'epoca si parlò di astronavi aliene come plausibile spiegazione agli strani fenomeni. Anche il libro merita tantissimo. Buonasera a Dorric. Eh, Davide delle stelle, ma dalle stelle non è il cognome, è vero? Padre, bisogna pregare per vedere eh, sta minchiata secondo me. Ma ci sarà l'essere più potente di tutti il piccolo Riccardino Fuffolo che per diversi mesi, tra ottobre e dicembre del 1978, si registrarono in un ampio tratto di mare tra le Marche e l'Abruzzo. Qualche mese prima, a giugno, il mare moto. Ad ottobre, uno strano incidente che costò la vita a due marinai di Martinsicuro. E poi la psicosi collettiva, a cominciare dagli stessi pescatori che non volevano più uscire e le quotidiane ah, segnalazioni che alla città di Porto. Di strani razzi luminosi che dal fondo del mare sparivano a velocità supersonica. Salta la roba su UFO, ma non è pertinente al nostro caso. Eh, questo, ovviamente, è sempre Pier Giorgio Garia. Ma io volevo farvi vedere, ovviamente, eh, il. Gaspare e Darino assieme alla moglie Mirella sono gli unici sopravvissuti del caso Amicizia, un gruppo di persone che dal 1956 ha avuto contatti con i conti. Quindi adesso stiamo per ascoltare dalla viva voce dei testimoni, intervistati da Red Ronnie ovviamente. Sono con Marina Tonini. Ovviamente Marina Tonini, ve la ricordate Marina Tonini? Vediamo quanto cazzo dice. Ve la ricordate Marina Tonini? Marina Tonini è la, eh, la, la guru, la channel del tizio che abbiamo intervistato noi che ha avuto un contatto con alieni. Marina Tonini è la sua insegnante di alienologia. E poi ne abbiamo visto anche alcuni filmati dove lei eh, filmavano delle cose con delle macchine di loro invenzioni e dicevano che dentro quei filmati c'erano delle entità Io multidimensionali. La maestra del bottone, esattamente, la maestra del bottone. Che mi sta portando a casa di una persona che ha 101 anni. Caspara De Lama 101 anni 101 li compie Il 25 di giugno Uh qui. Jenny hai trovato il documentario Wow Lettere dal cosmo Il caso amicizia Fermi tutti Fermi tutti Subito tra i preferiti E presto prepariamo una bella serata cinema In cui ci guardiamo il documentario Del ne caso amicizia e lui Anche in coscie, full HD. Cioè lui è, è, è ancora. Cioè, ma... Lucido? Eh. È più lucido di me e di te messi insieme. Buonasera, scara. Fa le scale a due a due. Personaggio. E perché mi porti lì? Cioè, ma se dici sempre questa cosa dei vecchi, quando vecchi sono i vecchi, fa le scale due a due. Vedi, oh, è un, vecchio, è un vecchio in forma. Perché lui è uno dell'ultimo, insieme a sua moglie, l'ultimo sopravvissuto del caso Amicizia che È un caso che è ufologico che si è verificato negli anni 50, 56, in realtà. Effettivamente, a essere più lucidi di Red Ronnie e la sua autista. No? Padre, io credo che il documentario ce lo dobbiamo vedere adesso, prima che lo fanno sparire i poteri forti. No, tranquillo sono amico del dottor Cusciro, che è uno dei poteri forti. Quindi, se gli dico me lo, me lo lasci fino alla serata cinema, lui me lo lascia. Eleonora Fani è già stata trattata in questo canale. Aspetta, aspetta. Questo gruppo di persone eh, di varie professioni è un gruppo che proprio ha avuto un contatto con, con gli extraterrestri, eh, ma scusa, ma tutti insieme. Sì. come ha fatto? erano in gruppo quando ha avuto il primo contatto come... sembra l'inizio di quei film porno dove cominciano ad accordarsi in macchina sui soldi e <ride> il luogo della trombata è un esperto Larry mio nonno è morto a 100 anni pensava che la gente in tv fosse realmente <ride> nella sua stanza <ride> eh, si sì padre ma i poteri forti possono essere sconfitti dai poteri fortissimi era una gangbang con gli alieni sì. come funziona? Eh, aspetta, eh, che lui. no, ecco, aspetta che se no non ho sbagliato. Vabbè, Contatto. andiamo. Andiamo alla... A... Certo. Ciao. Ah, mamma mia, Avanti. ma corri tu. Beh, mazza, arrivaci a cent'anni così, eh. Buonasera Jimmy Binetti, le scrivo qui per chiedere se fosse possibile vedere i cult delle possessioni demoniche. Allora Jimmy, io sto preparando un format. Eh, proprio sulle possessioni demoniache. Probabilmente, però, lo vorrei fare come live speciale su YouTube una volta ogni tanto. Eh, appena arriviamo a 50 iscritti sul canale YouTube, volevo iniziare a fare delle live lì. Che non saranno settimanali, sarà una, una live ogni tanto. Madre Scappo che sono di compleanno, una buona serata e buona continuazione, buonasera 800, non mi ricordo qual era l'audio di Malanga che dice non dico puttanate, è punto esclamativo puttanate, è quello lì. Sì, sì, è, perché hanno, eh, non hanno più l'esclusività, non c'è più l'esclusività, prima c'era questa regola, adesso l'hanno tolta e si possono fare live, ovviamente non in contemporanea, e si possono fare live eh, anche su, su altre piattaforme. Eh, ricordo qual era l'audio del hai Ciao, molto piacere. Ciao, tu Ciao. Sei? io sono Elvi. Elvi, Elvi. Sì. Elvi. Vabbè, Elvi. queste cose, tutti Elvi. felici e tutti contenti. Andiamo alla. Ma eh. mi ha detto che ti piace la cioccolata, ma no. Eh, come è una, una cristogine cristogine ti piace. Molto. Madonna. E questi sono per gli ubriaconi con dentro l'alcol. Va oh, benissimo, benissimo. Abbiamo già capito qual è. Eh, io sono Elvi, ho 19 anni. Padre, il video è tutto così. No, infatti, andiamo, andiamo da una persona che avete citato poco fa, ovvero Eleonora Fani. Chi è Eleonora Fani? Eleonora Fani è la scrittrice del film. Creators the Pass con Mauro Biglino, cioè il film Creators the Pass è ispirato a un libro di Eleonora Fani. E qui il cerchio si chiude, un altro personaggio meraviglioso è Eleonora Fani che sta appunto intervistando eh, Yotobi Triggered, eh, tutto molto interessante e stava anche il cominciando il a convincermi a dire il vero, ma devo andare a mettere a letto la prole, buonasera, buonasera John, grazie per il supporto, il film, che non è, il film che non esiste, e qui il cerchio nel grano si chiude, vero? Ringraziatevi per aver trovato sta psicofrenia stellare. Ma tra tutti questi invasati c'è qualcuno che crede ai kaiju? E effettivamente mancano ancora. Vi siete mai chiesti da dove veniamo? E questo che stiamo vedendo all'inizio del video è il trailer di Creator stiamo. the Past. Dove stiamo andando? È giunto il momento della grande rivelazione. Lei è Eleonora Fani. Bentornati ad Arian Road, la dimora degli dèi. Sono nuovamente qui con voi per iniziare. Che stavo per andare, ma il trailer mi incolla lo Sono Il nuovo ciclo di video. Dopo l'interruzione sì, dei mesi precedenti, Waltz. ho deciso di riprendere. Eh, sempre con le conversazioni con Lady Ea, ma perché il nome mi è particolarmente caro, visto che Lady Ea è il personaggio che io interpreto nel film Creators of the Past che ancora tutti aspettiamo di capire quando riusciremo a vedere nel cinema, perché la situazione, come sapete, in Italia rispetto ai cinema è ancora particolarmente delicata ma cioè, non è perché il film fa cagare. Eh. A parte questo voglio iniziare questo nuovo ciclo di video per parlare di vari argomenti, non più come in passato strettamente legati sì, vero, a Creators e al romanzo che io ho scritto, ma anche un pochino più legati all'attualità, al momento che stiamo vivendo e soprattutto a tutta una serie di argomenti che in questo momento stanno diventando sempre più eh, di dominio. Ti ricordi del trailer che avevamo detto che aveva vinto 23 premi, ma non si sa qua, è vero, ha vinto 23 premi, ma. Pubblico che Forse pubblico se li sono dati tra di loro: magari... Tipo, miglior caffè alla troupe. Ti giuro che se dovesse uscire al cinema me lo vado a vedere. Personalmente mi sono particolarmente. Ma se esce al cinema organizziamo una serata cinema dal vivo, ragazzi. Chi sta a Roma o nei dintorni, ci organizziamo e andiamo tutti al cinema insieme a vederlo. Uh, il ciuffetto d'oro che ha vinto il ciuffetto d'oro. Buonasera, Giovanni. Ma che cosa andiamo a vedere insieme? Si esce Creators the Past, quello il film con Mauro Biglino, fatto da, da, scritto da ispirato al romanzo di questa qui, Leonora Fani. Al, al Organizziamo la serata cinema dal vivo con tutti quelli della parrocchia, andiamo tutti insieme a vedere Creators the Past cari e quindi mi piaceva l'idea di cominciare a condividere con il pubblico tutta una serie di ricerche, notizie, informazioni certo. sia riguardanti l'attualità sia riguardanti anche eh, cose che io ho studiato in passato è un ciuffetto quella cosa che ha tra gli occhi è un ciuffetto di pino ma che ritornano attuali in questo momento dato che siamo in un periodo storico che si potrebbe dire quasi un apocalisse perché ci sono tantissime, veramente tantissime rivelazioni che stanno a mano a mano uscendo. Eh, la mia scelta di ricominciare a fare i video dipende anche, e lo ringrazio veramente, eh, da Davide Cristallo che mi ha un dato una grossa mano <ride> per rendermi visibile e per aiutarmi a farmi conoscere nell'ambito del web. Beh, veramente Creators è uscito da un bel pezzo al cinema. Io qui a Modena sono andato a vederlo a suo tempo. Sì, ma uscì eh, tipo, i, i, tipo la serata speciale che, che, che esce prima, eh, in alcune serate dedicate con magari l'autore, con il regista, eh, e poi è sparito. È uscito al cinema poco dopo che hanno riaperto i cinema. Perché comunque il mio canale era veramente molto molto piccolino, lo è ancora, ma grazie all'aiuto di Davide un Ho po' di persone bene, sì. hanno cominciato a sapere che esistevo e ad apprezzare. Okay, Sono su questo canale adesso perché conoscevano Davide, Aspetta, seguivano Davide. Oh, andiamo, oh. Seconda parte per discutere ancora un pochino insieme, se no poi era troppo lunga. Grazie per l'attenzione e buona intervista. E come promesso ci troviamo a Mandello dell'ario con uh, Gaspare De Lama e Prem. Allora Eccoli qui, questi sono modo... i due i sopravvissuti, cioè sopravvissuti perché sono non perché, ma sono ancora in vita per quanto riguarda il caso oh, Amicizia. Tantissime volte che ti avranno chiesto di fare interviste piuttosto che rilasciare considerazioni sul caso Amicizia, ti chiediamo di farlo per l'ennesima volta anche ah, con noi. Lei ha rubato lo scaldacollo a Seven, vero? Perché ci sono tante persone che, nonostante sia stato un fenomeno veramente conosciuto e particolare in Italia, ci sono persone che ancora non lo conoscono. Ci puoi dire velocemente di che... che cosa si tratta per quei pochi che non lo sanno? Il caso Amicizia è cominciato nel 1956. Ma che cazzo di audio c'è su questo video? Del 1978 e i componenti eh, è forse l'unico, non so se sono inesatto, non lo faccio apposta, ma credo, di poter dire con una certa sicurezza, che è l'unico caso di contatto eh, avuto tra alieni e un gruppo di persone e non un solo contattista. Questo 101 anni. Eravamo sì. in 1020 circa. Dici che è un cazzaro pure per quanto riguarda l'età. Perché il caso amicizia è morto qualcuno? Rapine. Poco prima, mettiamoci qui che c'è più vento. Sì, comunque il fatto che il Colosse e tutti questi soldi uh, li andati a un regista esordiente e una scritticia di tale caratura per me fa sorgere parecchi dubbi sulla provenienza dei fondi. Forse è per questo che poi non l'hanno fatto uscire. Sì, uh, il mio scaldacollo, ecco che fine aveva fatto. Voglio vedere la carta di identità, sono Polenio. C'era uno psichiatra, io sono pittore, un buon pittore, casalinghe, ehm, avvocati, c'era un magistrato. Per la tua famiglia eravate in tre, vero? Sì, io, lei e mia mamma. Sì. C'è un sacco di gente che ha preso contatto con questi alieni. E siete entrati insieme? Nel Siamo corso? entrati insieme. Sì, sì, sì. Insieme, e tutta gente che è entrata volontariamente, non dovevamo dire niente a nessuno, non era perché la gente lo sapesse, avevano dei compiti precisi, allora era, era l'epoca della guerra fredda tra Russia e America, c'era il pericolo di una guerra ulteriore atomica e hanno fatto in maniera con i loro mezzi a noi sconosciuti psichici e tecnologici di far sì che il pianeta non, incor non incorresse in una guerra. seconda guerra atomica naturalmente lasciando libero arbitrio però al limite del libero arbitrio e noi abbiamo concorso con i nostri atti non dico d'amore perché sarebbe una parola sporpositata ma di un aiuto di aiuto i ai nostri lati positivi, ecco, diciamo. Positivi. Questa è l'energia positiva che questi alieni succhiavano a queste persone per poter proteggere la Terra dagli attacchi atomici. E certo non è stato il collasso dell'Unione Sovietica, è stato gli alieni. Sono arrivati 80 anni in anticipo, dovevano aspettare Pudine, esatto. C'è cioè, già stata una guerra atomica. Lo sguardo spento della signora, ma fino a quanto? Devo ripetere, queste cazzate. La gioia che esprime una signora, Madonna Laida. Eh, sono entrato nella famosa discoteca labirinto grande un centinaio di chilometri dalla quale non posso uscire. Esatto. Seconda guerra atomica, sì, perché forse lo scoppio delle atomiche a Hiroshima e Nagasaki. Hanno visto il film dei, dei gusci in piscina. Eh, oddio, come si, si chiamava? Tatun, no. Quello de, degli alieni con i vecchi che li stavano bene. Gun. Cucun Cocoon. Cucun Bellissimo Sembra una per il Progresso contro la trocca Non troccatevi Bellissimo degli anni 80 Sì comunque tutto interessante Ma si intervista Non si può sentire Perché eh, c'è l'audio che dà fastidio e basta eh, Sentiamo di nuovo Caria Almeno sul caso Amicizia Per quanto riguarda V56 L'alieno No andato su un altro luogo ok compagnia oggi quella di Pier Gio Salute, eh. abbiamo finito, eh. stai disturbandola, eh, padre. Io ho fatto partire il muro. Se un documentario sull'accoppiamento umano pazienza lo conservo. Se è davvero il film giusto, voglio il doppio VIP. Ma V56 è parente del VD40, potrebbe essere più che altro. Sembrava una pubblicità a progresso sull'eutanasia. Il mio amico Alien, eh, ma chi è? Vale che starnutisce, sì, sarà mica imparentato con. Sì, ma che razza di cane hai, no? Non era il cane, era, era male, ma perché? Ma poi come starnutite, ma lei perché fa sempre tipo 5 starnuti, cioè lei non fa mai uno starnuto solo. Ne fa 5. Eh, sem sempre 5. Solo. Perché ti ricordate, c'era quella cosa che diceva: eh, Chi mi sta pensando in base a quanti starnuti fai, e qual è la, lettera, la quinta lettera dell'alfabeto? Qual è la quinta lettera dell'alfabeto? E quindi tutto torna e qui il cerchio si chiude. Ma com'era proprio strano? Ma perché? Ma come starnutisco? Quasi, quasi starnuti distruttore. Eh, poi gli hanno spillato i soldi e quando sono andati via hanno sgamato che quello di tre metri che era biglino sulle spalle di Polenio. Quando la gioventù gli permetteva acrobazie. Io grido fortissimo quando starnutisco, i miei vicini mi odiano. Questo perché non soffia il naso col ciuffetto, esatto. Il mio prof alle superiori fece 10 starnuti di fila e poi è morto. Perché no, dopo 10... St... Pare se Vale fosse un alieno e comunicasse con lo spazio mezzo starnuti. Uh, e niente, ha scaricato il trailer. Padre, mi ho riscattato un... Dove Me l'ho perso. Uh, ah, è vero, è vero Simodio, Simodio, ma facci la tua domanda, facci la tua domanda. Eh, però vicino non ho la Bibbia classica o la Bibbia di Gerusalemme quindi prenderemo la risposta da qui la stessa. ci sono solo più note interessanti eh, mio padre se inizia a stanno dire può andare avanti per 20 minuti se il mio pisello non arriva il mio pisellino non arriva a un ciuffetto di pino mi devo preoccupare È ad un ciuffetto di pino in erezione ma soprattutto non è pino che ci deve preoccupare però vediamo vediamo se se Simodium si deve preoccupare del suo pisellino a ciuffetto, eh, ho preso purtroppo un'introduzione un a un libro della Bibbia. Differente è il caso di chi si applica e medita la legge dell'Altissimo. E quindi io direi che ti devi impegnare di più, devi allenare, devi allenare il tuo ciuffetto, Simodium, per arrivare alla legge dell'Altissimo. Eh, minchia guardare te promette proprio male, deve essere un cagatore rarissimo, esatto. Guardati il video di Yotobi, sì. Allora, vediamo, vediamo Caria sull'alieno. Giorgio Caria, documentarista, ciao. Adesso allora, è un'intervista a Giorgio Caria. Un saluto a te e a tutti quelli che. Ascoltano questa tua intervista? Allora, con Pier Giorgio Caria ci siamo già sentiti in altra circostanza e abbiamo capito che gli alieni esistono e ci sono delle prove eh, eh. che abbiamo tra l'altro anche portato eh, sul fatto che insomma sono stati sul nostro pianeta Terra, hanno visitato la nostra popolazione diverse volte, hanno avuto dei contatti con noi. Però volevo più entrare oggi con te, Pier Giorgio, nello specifico, perché sembra che ci sia stato un periodo storico di cui ovviamente tu hai conoscenza e di cui hai fatto menzione anche attraverso... Ma come possono essere credibili queste foto? Ma sul serio! Ma poi che cos'ha sotto l'alettone? Che cos'è? Che cos'è quella roba a destra? Ma poi è mezzo storto. Ma che. Ma, ma davvero pensate che avevano questi mezzi? E il chicap muto. Esistono padelle delle volanti. Oh, insomma, le tue lezioni. È la Marmitta, è la Marmitta Catalina, è il carrello d'atterraggio. Che poi vale, fa dei complimenti a scelta vale, eh, a padre omomogo. Sì, esatto. Se li hai sbloccati li, li facciamo fare. Eh, che, quindi chiaramente è una diffusione. È il timone, timone ampia eh, anche sul, sul web, quindi sulla rete. Quindi dicevo che noi abbiamo avuto questi contatti in un periodo specifico della storia. Con... Mi ricorda le forme delle torte di rave che con, lanciava in aria il contattista Meyer? Sì, è vero. Contemporanea. Volevo risalire con te al caso amicizia e quindi. <ride> Guarda che roba! Guarda che roba! Ma può essere! Ma che cos'è? Ma che forma ha? Capire quali sono state le implicazioni, i tempi e i modi anche con cui questi. Need for Speed Abruzzo. Esseri, chiamiamoli così, sono entrati in contatto con noi. Allora, la Beatrice, il discorso di amicizia è un discorso straordinario. Adesso li facciamo. È Gio. un discorso, diciamo, molto particolare, perché è un caso che, a differenza dei soliti casi di contattismo, dove il contattista è solo uno. Quindi eh, citiamo i famosissimi Giorgia Damski, Auer Menger, Eugenio Siragusa, il mio padre spirituale, e tanti <ride> mio padre spirituale. altri. Il caso Amicizia invece è un caso che ha coinvolto centinaia di persone, soprattutto qui in Italia, e che si è rivolto ad ampie fasce della società civile, quindi c'era dalla parrucchiera fino al premio Nobel. È il disco volante dei puffi, sì. Con all'interno generali dei carabinieri, militari, e quindi è stato un caso assolutamente unico nel suo genere per quanto poi... All'interno della storia di amicizia si è saputo che in realtà questo tipo di Caria, la spilletta dell'alieno. Sì. È vero, è vero. Cioè, manca, sì, si vede come, come i bambini <ride> Zano Kai, grazie del follo e benvenuto in parrocchia. Oh Gioba TV! Grazie del ride, Non è partito l'alert, però. Grazie mille, grazie mille, benvenuti, benvenuti radianti, benvenuti, ah, eccolo è partito adesso, è partito, tra l'altro non ho mai cambiato l'alert dei ride, vergogna su di me e sulla mia mucca, benvenuti! Oh, disonore su di me e sulla mia mucca. Benvenuti a tutti! benvenuti a tutti Cosa stavate facendo? Tra l'altro, Gioba. Qui c'è un, un grazie del follow. OBS Ninja Squad. Wave. Buonasera, il, il vecchio Faffi. Buonasera, Chris. Buonasera, Mibens. E grazie ancora, Gioba. Buonasera, anche a Square. Grazie del follow. Benvenuti in parrocchia. Eh, grazie del follow, anche Chris. Grazie del raid Tra l'altro dicevo qui in parrocchia c'è un vostro fan perché me l'altra forse ieri, no, lunedì, lunedì ti hanno regalato un battesimo Giobba ah. e mi hanno mi hanno parlato di te. Eh radianti, raidanti, non è, vabbè, eh, lasciate perdere, Conchi là, è anziano, è anziano. Eh. No, sei tu che hai detto radianti. Ha scritto lui, ra vabbè, raidanti. Raid vabbè. Non è vero, non è vero. è con chi che anziano parla? Fa cose. Noi oggi ci stavamo occupando del famoso caso Amicizia. Un caso di alieni eh, altissimi. Sono io, eccolo, tanti lati latitanti. Eri proprio tu. Un caso degli alieni altissimi, alieni bassissimi, che vivevano nel sottosuolo dell'Abruzzo e che. <ride> Chiedevano verdure in cambio, del, in cambio di salvare il mondo. Eh, vabbè, parlavano di UFO, ecco perché era i Esatto, esatto. Eh, buonasera Gioba, Giobba, buonasera a Giobba, grazie del raid, non, non ti leggo, magari sei andato a. Giustamente, anche a rilassarti un po' dopo la live, di solito anch'io faccio così. Ma erano i pastori abruzzesi: esatto. Sicuramente hanno, hanno incontrato un gruppo di pastori abruzzesi ubriachi e tutti hanno creduto che fossero alieni proprio perché parlavano un linguaggio incomprensibile. Potrebbe essere, potrebbe essere. Ma l'abruzzo, ovvia, no, ovviamente, non esiste, è un complotto dei poteri forti. La cosa che mi fa piacere è il bias di Cosferma, fissato in, in video di cui. che cosa. Che c'è scritto? Che, che cos'è fissato in video? La cosa che mi, mi, mi fa piacere è il byte di conferma fissato in video di cui soffre Padre Gain. Che cosa? Che cosa? Maledetto, che cosa, stai, che cosa stai dicendo? Allora, stavamo ascoltando Pier Giorgio Caria, che è un ricercatore, documentarista, un fuffarolo, eh, che ci parlava appunto del caso Amicizia. Esperimento di contatto massivo. È stato replicato in molte altre nazioni del mondo, Austria, Siberia, ehm, Sud America e così via. Però di fatto l'unico caso che è emerso al, al grande pubblico è il caso italiano, tra l'altro portandoci una notevole mole di documentazioni, filmate e fotografiche dell'epoca, ovviamente... Fotografie tipo quelle che abbiamo visto prima. Eh? Eh, L'Università del Salento è in Abruzzo, infatti Pescara è piena di alieni, soprattutto in zona stadio. Eh, chi è qua dentro che è andato a vedere Creators al Cinema? Eh, che se dici radianti il vecchio non sono io, ti fa solo piacere pensare che non lo sei tu e ho le prove. Fermi fermi. Ma uh, che ora la Siberia. È... Ma che ora una... la Siberia è una nazione. Concentratevi sulla. Fissicate dello sguardo di Caria Dopo un po' iniziate a vedere gli alieni. anche voi. Eh, la qualità del materiale. Dai. Dai. Ma che cos'è? Ma, da... ma, ma, ma che navi c'è? Ma neanche nei cartoni animati dei Jefferson. Ma, ma come fa? Ah, no, è tipo sì, que quella al centro, quell'altra in frame è zoomato. Eh, ma cioè, ma come possono prendere cose del genere e parlarne seriamente? cioè, per nessuno gli ride in faccia. C'è cioè, le navi di Futurama, è relativa alla tecnologia di allora, quindi erano riprese in 8 mm, 16 mm. Foto diciamo con macchine fotografiche senza, senza grandi telezoom. Ah, i Jetson, non erano i, i Jefferson, vabbè, quelli che erano... Jefferson era la famiglia, quella di colore, quello che c'era la lavanderia. Ah, è vero, è vero, vabbè, i Jetson, i Jefferson, io so guai, guarda. Eh. E così via, però... Do... Tra l'altro è lo stesso, cioè... È lo stesso! ...in 8 mm, 16 mm... Foto guardate la diciamo foto dopo. È lo stesso, però con l'immagine riflessa. Grazie del follow Giobba <ride> Grazie del grazie al Raider del follow Ma è lo stesso, è lo stesso oggetto fatto rifletti orizzontale, <ride> guarda perché c'è l'ombra di qua, adesso all'ombra, eh, all'ombra qui, all'ombra a sinistra. Nella foto dopo vedete, guardate, è lo stesso con l'ombra a destra, <ride> ma identico. <ride> è, proprio, è lo stesso oggetto. Era un modello molto in voga all'epoca. Potrebbe essere un bottone trovato nella la lavanderia dei Jefferson, esattamente. Vedi che, che tutto torna. Il caso amicizia a Jetson. Vabbè, ci sta che è lo stesso che fai, cambi il modello. Hanno usato Lightroom. Il mio falegname con 30.000 lire l'ufo lo faceva meglio, guardi signor Caria. Che se vengono sviluppate con metodi adatti, pellicole a 8.600 hanno una risoluzione mica male. Ma infatti, qui eh... che senza, senza vediamo se grande. ce n'è un altro. Mo lo fanno vedi sotto sopra e dicono: Dai, però, geniale, almeno hanno tenuto conto delle altre ombre. Tele zoom e così via. Tuttavia, da un punto di vista di ufologia, direi quasi vintage. C'è una quantità e una mole di dati veramente eccezionale. Beh, se credete a qualsiasi cazzata fotografata, sì, il materiale è per... infinito. Era un modello base degli alieni, color magnete metallizzato. Per l'altro la risoluzione delle case Adesso, è evidentemente migliore. Ovviamente trattando... No, credo di un che ha zoomato. oltre 100 persone nell'arco di un tempo che va dal 1956 al 1978. Se non altro, la grande storia di amicizia copre questo arco. Più che vinta, ce la chiamerei decoupage fotografico. Grande il gatto con gli stivali. Ma eh, appunto, con questa notevole quantità di persone, tanto materiale è arrivato fino a noi. Addirittura, le bobine registrate con la voce degli extraterrestri, come abbiamo sentito prima, meravigliose. Eh, sapessi quanti tipi di cappelli ci sono? Hai eh? molto materiale. Ho cioè, tutta una serie di fotomontaggi con modelle famose, contano come scopate che parlavano con i componenti del gruppo. Quindi un caso eccezionale che è assolutamente vero per quanto all'interno, soprattutto diciamo, nella fase finale, ci sono state le solite problematiche dell'umana natura, quindi con gelosie, ripicche, litti. Infatti alla fine il gruppo è saltato in aria e il caso è terminato. È terminato in quella forma perché comunque... E altri voci degli extraterrestri certificate assolutamente. il gruppo di amicizie hanno continuato a portare avanti il, il contatto con questo gruppo di extraterrestri sino ai voci degli alieni e <ride> amaggio la, me la maggio, scena con il filmato di prima, cari amici fantocci, e lei oh, <ride> chiude, <ride> primi anni 90. Poi se voi entriamo nello specifico. Sì, sì, entriamoci pure nello specifico perché quello... Vabbè, te incazzà però questa che... Oh, sì, sì, entriamoci in come aggressiva sta giornalista. Se la fotomodella è la stessa prima con ombra a destra e poi a sinistra, come gli UFO di Caria non va... Vale. Quello che trovo assolutamente interessante è che in vent'anni saranno successe tante cose, cioè voglio dire questi esseri che ci hanno raggiunto e che quindi insomma hanno vissuto con noi... Oppure sono arrivati di tanto in tanto? Eh, che tipo di rapporti avevano con le persone no, no, vivevano che proprio erano qui. vivevano proprio qui? Ma la cosa ha un che di fantascientifico: che forse neanche nei film di Hollywood è stata raggiunta, eh, Beatrice. Il <ride> livello di cazzate, neanche nei film di Hollywood, Perché ragazzi. Di fatto, si parla di questi esseri extraterrestri assolutamente di aspetto umano identico al nostro, che addirittura vivevano insieme a noi, cioè erano perso ritenute persone comuni, soprattutto questo accadeva nella città di Pescara, nella zona di Pescara, che avevano lavori eh, diciamo, all'interno di aziende del posto. Hai ha visto quel Ted del direttore dello Skeptic Magazine che faceva vedere una foto di un UFO sgranata e poi diceva che l'aveva fatta lui un suo amico con una macchinetta usaggetta e il cerchione di un'auto abbandonato lanciato a di frisbee no? Avevano famiglia, ma nessuno sapeva che fossero extraterrestri. Dall'altro lato del posto, avevano famiglia, avevano lavori accadeva nella città di Pescara, nella zona di Pescara, che avevano lavori. E, diciamo, all'interno di aziende del posto, avevano famiglia, ma nessuno sapeva che fossero extraterrestri dall'altro lato abbiamo avuto. Cioè, cioè, quindi, cioè quindi questi alieni. <ride> erano gente del posto, <ride> erano gente del posto. Ma scusa, ma che cazzo stiamo ascoltando! Ma, che ma questo caso, amicizia, cioè, erano gente del posto che lavorava lì. Avevano casa, avevano famiglia, ma erano alieni. Stacca, stacca! Quelli alti si facevano, si facevano capa gente amichevole del posto. Che cazzo di storia è? Siamo oltre la punta al conto proprio. Ero extraterrestre e non lo sapevo su d Dimax. Invece dei terrestri che addirittura hanno fatto la scuola di guida dei dischi volanti. Quindi stiamo parlando di cose assurde. Apparentemente, <ride> Mirabolanti, frutto della fine. Abbiamo avuto invece dei terrestri che addirittura hanno fatto la scuola di guida dei dischi volanti. Quindi stiamo parlando di cose assurde. E la potremmo chiudere così. Stiamo parlando di cose assurde. Punto eh, Abitanti di Piscara ma alti come. <ride> Ora ho capito cosa fossero i rintrocilie alla pecorara, non una pasta, ma degli alieni. La scuola di guida con la K, non lo, con la Q, dei dischi volanti. Eh, eh quanto, perché ve l'ho detto, ragazzi, il caso amicizia c'ha un sacco, un sacco di materiale. Noi adesso stiamo a grattare la superficie, stiamo ascoltando un po' cose così randomiche. Voglio fare anch'io la scuola di guida, per questo vi dico che il documentario... Uh, alieni sfruttati nei campi di pomodori, esatto. Anche io voglio la patente aliena per farmi fermare dalla Polizia Galattica, grande Bahama, la polizia di Mallona. Hanno fatto la scuola guida per dischi volanti assieme a Goku e Junior. Apparentemente mirabolanti, frutto della sì, fantasia di qualche mentecatto, ma in realtà poi i fatti storici dimostrano che le cose accadevano così. Quindi, tanto materiale fotografico. I fatti storici. Dimostrano che le cose accadevano così, non erano la fantasia di qualche mese. I fatti. quali sono questi? Non c'è. ci sono le foto di due bottoni. Addirittura era realizzato il suo appuntamento, cioè gli extraterrestri dicevano ai componenti di amicizia: Andate in tal posto a tale ora, portatevi cineprese e macchine fotografiche, e noi ci faremo vedere coi nostri mezzi. Quindi stiamo parlando veramente di una interazione strettissima che arrivava fino al punto di forniture. Sia di materiale di vario genere agli extraterrestri, e sia anche di materiale di cibo, di alimenti, quindi soprattutto tantissima camionata di frutta e verdura. Un UFO in passo allo così, schermo, eccolo qui. Sembra quasi ridicolo che degli extraterrestri che viaggiano su abissi di distanze cosmiche, poi abbiano bisogno che dei terrestri gli, compiano, gli comprano una camionata di finocchi e lattuga. Ma in realtà il discorso è più profondo. Ed attiene a quelle che sono le leggi, diciamo così, che regolano. I fatti storici dicono che qualcuno camminava sulle acque. Sì. Filme sono rimaste solo due fotografie, pure Scrause, esatto. Sembra quasi ridicolo. Sembra quasi ridicolo.: La sia del contatto tra le umanità, questo l'hanno spiegato loro. Quindi, siccome. E <ride> quando dico di assumere il probiotico lontano dall'antibiotico, mi prendono per coglione, e questo viene preso sul serio. Il, il gruppo di amicizia, tra l'altro, tengo a precisare, Beatrice, quando diciamo 100 persone, non sono 100 persone tutte insieme, sono 100 persone e un numero che si raggiunge nell'arco di 20 anni. Quindi, 100 persone contattate, ma il gruppo non era 15-20 persone, non di più, anche perché era un gruppo che aveva deciso di rimanere nel segreto quindi non se ne parlava pubblicamente, per quanto invece pubblicamente emergevano dei materiali di amicizia, quindi filmati dove magari c'è il regista Zabattini che intervista Ghibaudi che ha filmato un disco volante su Monte Mario a Roma, oppure sulla domenica del Corriere, famosissimo eh, magazine illustrato dell'epoca dai grandi artisti come Walter Molino che ha dedicato varie volte la copertina a Casi UFO, eh, in un caso. Certo, disegnati, sono buoni tutti. Esempio, Sempre comunque UFO, versione anni, anni 70, anni 50. Uno dei personaggi che compare sulla copertina della Domenica del Corriere è Gaspare De Lama che aveva realizzato una serie di fotografie su Milano molto belle, di dischi volanti, ma in realtà... Sparite Gaspare pure questo, parte perché... di amicizia. E gli extraterrestri gli avevano dato un appuntamento. Poi nell'articolo scritto. Farvi ferma tutto! Nel tentativo di scaricare creators ho scaricato per sbaglio una live di Leonora Fani con una nostra conoscenza. L'irreprensibile Gianluca Lamberti, immagine di repertorio in sagrestia. Il celeberrimo. Fatemi vedere. Ma io dico, no, ma c'è cioè una volta si trovavano i porno sui Mule, ora si, si trovano le live di Eleonora Fani. Eh, che testimonianza un giornalista che intervista un altro un giornalista che ha intervistato uno che ha visto un UFO, esatto. Da Ghibaudi il tutto viene presentato come casuale, ma in realtà era un accordo, perché poi anche Ghibaudi era presente all'avvistamento e c'era anche il leader del gruppo di contatto che era... Sì, sì, il tizio che ha nominato è stato sputtanato e poi ha confessato che le foto erano artefatte. Appuntamento con l'alieno, nuova app di incontri. Uno, Conte. San Maciccia, che è originario di Ancona e poi, diciamo, viveva soprattutto tra Pescara e Milano. Quindi c'era tutto un intreccio di situazioni che però al grande pubblico non veniva portato. Ma ve lo immaginate uno che lavora alle poste, che ti parla con la voce della registrazione di prima? Ma se, lavora, ma se lavorano, perché non se lo potevano comprare da soli le verdure? Ma io, secondo, secondo me, questa è la storia di uno scherzo finito male. Secondo me, c'era un gruppo di persone che ha fatto uno scherzo ad altre persone, magari alle, ai più scemi del paesello, e poi la cosa si è ingigantita. Quindi si entrava in amicizia per incontro personale, per passaparola. Quindi nell'arco di questi vent'anni... E poi è diventata di monasetta. E chi entrava e chi usciva, parliamo di un 100-120 persone. Un coinvolte. gruppo, un, un gruppo Però segreto. Sono stati anni anche duri per il nostro paese, cioè sono successi dei fatti importanti. Con il cerchi nel grano è proprio andata così, poi la, la roba è finita in mano a gente che ci credeva davvero. Tanti. E... Tu l'altra volta sottolineavi come comunque questi esseri ci abbiano indirizzato, orientato, aiutato per alcuni aspetti. Quindi perché non darci delle chiavi, per esempio, per superare eh, determinate fasi particolarmente opprimenti, dolorose, difficili della nostra vita? Ma, guarda Beatrice, possiamo parlare... Lo dico, virgolettato, tra parentesi, ma di fatto stiamo parlando di una feroce guerra. Eh, io avevo una compagna di banco che ci credeva nei cerchi del grano, perché cioè, diceva non è che era uno scherzo a magnotta. Allora vi dico, vi dico altre cose che so su questa roba del caso amicizia, poi magari la, la, facciamo un'altra serata, vediamo, facciamo una bella serata cinema in cui ci vediamo il documentario, perché ci sono delle cose meravigliose. Ve ne racconto un paio. Questi alieni chiesero a, agli umani che, che ecco, erano in contatto con loro di indossare del rame nelle scarpe per poter eh, entrare meglio in contatto. A uno gli modificarono il cane, per questo nel documentario c'è un cane, gli modificarono il cane, gli installarono dei chip tipo sotto i piedi per, eh, per, usarlo, come, per usarlo come radio per contattare gli alieni. Ci sono, delle... Ci sono delle perle, ragazzi. Meravigliose. La marmitta canalitica. Pimp my dog. C'è cioè, il cane 5G. Il cane 5G. Gli modificarono il cane vuol dire che lo fecero diventare un gatto. Eh, mio padre da ragazzo dipinse il cane di verde. Voglio modificare i miei gatti. Eh, ma povero cane, ma povero. Mi hanno moddato il gatto. Ora mi legge anche i giochi masterizzati, sì. Roba del genere. Eh, per dirvi il livello di roba che c'è in questo caso, amicizia. Per Giorgio Garia ci ha appena detto, ci ha appena raccontato che poi questi alieni in realtà erano gente del posto, che lavorava ai posti, c'aveva cioè la famiglia, ma erano alieni. Lui dice sembra una cazzata, ma è tutto vero. Cioè, nel senso, erano veramente alieni, no? Invece è tutto vero, che è una cazzata. Eh. Canodo e Atodo, Catodo e Canodo. Anche io da ragazzino ci credevo, colpa di un documentario fuffa che esponeva proprio... È pieno di questi documentari fuffa. Qualche giorno fa su Netflix è uscito un... Uh, parte, parte subito il flashback di... Eh, buonasera de Jireg. De Jai Rang. grazie di aver scritto per la prima volta in parrocchia. Su Netflix è uscito qualche giorno fa un documentario uh, su Apocalisse dimenticata sulle antiche civiltà che l'archeologia vuole nascondere. È, un, diciamo, è uno spin-off della pale astronautica cioè le stesse argomentazioni della paleoastronatica solo che invece di parlare di alieni parla di antiche popolazioni della Terra altamente, tecnologi altamente tecnologiche come gli alieni che vivevano prima del, della, di quello che conosciamo della storia, della storia umana abbiamo guardato un documentario fuffa che resterà nella storia quale? quale Bob? Eh, pare alieni onesti lavoratori buon cristiani salutavano sempre buongiorno e buonasera Netflix ma pure Prime sono piene di queste docu cazzate, esatto, creature mitologiche tipo i molisani <ride> Scusate Oddio sono un cane, modifio. basta che fa visual va bene tutto eh, No ma che poi, eh, diciamo una cosa brutta è che questi documentari sono anche fatti bene a livello da chiappo, eh a livello narrativo, a livello di, che ti coinvolgono nella storia, sono fatti bene, cioè sono tutti montati apposta, fatti ad arte eh, come prodotto narrativo. Il problema è che non vengono spacciati come prodotto narrativo, vengono spacciati come verità alternativa. Appello alla parrocchia, il carissimo Maurizio Benvenuti mi ha passato il nome del cinema in cui ha visto Creators, io domani mando una mail cercando di farmi dare qualche informazione per arrivare ad avere sto film del cazzo, eventualmente bisogna fare una colletta, posso contare sulla potenza della parrocchia, facci sapere Spark, facci sapere, mi sa che Spark ha trovato il modo per sbortare Natale, adesso monta, monta un Iban per, per comprare Creators di base e poi si intasca in... A voi va benissimo, eh, per quello che li guarda non si sente un completo coglione si concede il lusso di crederci. Se trovate il film contattiamo anche io Tobi assolutamente. Ma è già provato su tutti i siti: torrent. History Channel ci ha fatto un migliore di... Ah sì, tutta la serie di, di History Channel che io quando ero piccolo la guardavo. Eh, come si chiamava? si chiamava? Si chiamava proprio Antichi Alieni, se non sbaglio, la, la serie di History Channel. Pare se riusciamo a vedere un film in cui c'è Biglino. Abbiamo svoltato. Sì, anche quello è vero. Eh... Sì, sì, purtroppo oh, che dite, i film li avranno riconsegnati. Non credo riescano a reperirlo Avranno formattato a basso livello. Torret mi ha guardato storto quando ha capito cosa cercava. Ci stava un tipo strano che faceva da guru. Uh, ma che film avete visto con. Uh, che documentario avete visto con il dottor Cuscino? Sono... Ah, quello con Mauretto, ok. Bob aveva risposto l'avevo visto. Uh, ragazzi, questo era uh, il caso amicizia. Prima di chiudere, devo fare i complimenti. Aveva sbloccato Giovanni. Questa era la superficie del caso amicizia. Abbiamo snocciolato solo i primi ciuffetti. I primi ciuffetti di pino sulla superficie del caso, amici. Ah, quello sulla Rai, quello sulla Rai, mamma mia. Eh, non l'ho visto, io quello sulla Rai non l'ho visto. Non, non, non l'ho proprio, proprio visto, quindi non so neanche la dinamica della trasmissione. Eh, potremmo dire che è gran casata. Eh, sembra una cazzata, ma non serve a dargli l'allegria. È un documentario di carina. Allora, abbiamo, abbiamo, oh guarda, abbiamo, anche, abbiamo anche le modi con dei ciuffetti di pino. Comunque, Biglino compare tipo per due minuti scarsi. Un cameo di fatto, non pensate che chissà che? Sì, perché poi Biglino par, eh, compare in ruolo di se stesso. Cioè, lui è proprio Mauro Biglino nel film. Pare il termos è di 24 litri o era solo troppo vicino alla cam. <ride> è così, è, è di 24 litri. No, in realtà, è, beh, è bello. Credo sia una, una litrata. Eh, io avrei proprio voglia di ciuffetti di pino, con ciuffetti di pino intendo birra! Per eh, prendermi da tutte queste cazzate di Bassa lega. Quindi, poi, quando vedremo il resto, ci saranno cappelli volanti più moderni alla moda. Guarderemo proprio il documentario. Guarda, io me lo guarderò prima, me lo guardo in anteprima perché dura tanto. E quindi voglio capire. Quanto ne vale la pena e se dà quelle informazioni che io già conosco sul caso Amicizia e che vi assicuro che sono informazioni esilaranti. Spero che nel documentario vengano fuori queste cose. Eh, nel caso parla delle cose che conosco io, ne vale la pena. Mario Pellino fa gli Elohim ma tutti da solo come fa Padre Cane sul cronovisore, <ride> Confermo, compare nel ruolo di se stesso in una scena di un'intervista in televisione. Eh, avevamo i complimenti Avevamo i complimenti di Valerea Quindi Valerea se vuoi eh, A chi li deve fare i complimenti Non ricordo chi li ha sbloccati Gio... Giovanni eh, Signor Giovanni Che ha sbloccato i complimenti di Valerea Puoi scegliere Se far fare i complimenti a Momoko Oppure i complimenti a me eh, Continua a rifresciare Ma l'abbonamento mi sa che me lo sblocca domani eh, forse, forse a mezzanotte, Genni, sono alla penale 11. A Momogo. Bravo, bravo Giovanni, è di questa simpatica. Allora, cosa dire di Momoko? Che non è ancora stato detto è vero. sì, sto parlando di te che è così intelligente. Che appena l'ha nominata mi ha guardato e ha iniziato a scodizzolare con la sua cotona bellissima. Che possiamo dire di Momoko? Mamma è proprio un bel cane, è terribile. ha quattro zampotte meravigliose, una coda che è tutta stupenda e poi ha tutta, ha tutta un, una fascia di pelo qua, Mima, Mima perché tu, fatti vedere, fatti vedere Mima dai, la fascia di pelo qua che ha Momò tutta bianca che è meravigliosa perché ha come un cuore tutto bianco, è vero? È bellissima. È proprio bellissima, però smonta il letto. Perché ogni volta smonta il letto <ride> terribile. <ride> è terribile! Qui il cerchio si chiude. Sto raggiungendo quota. Stai, sto raggiungendo quota complimenti. Eh... Sono solo a metà strada. Padre Momoko ha più pelo di te, una coda stupenda. Ma sta parlando del padre. Ovviamente. Brava i complimenti a me per un attimo. Voglio un paradiso in cui lodare Momoko perché pare una figata. Una e Eneide a tema Momoko. Ma dal cuore bianco Momoko spara il raggio Gamma, sì, tipo Gesù. Sì, sì, sì. Padre Cani con il cartello Help Me. un cane o un alieno? Vale mi pare la mia ragazza quando parla della mia... delle mie ratte da compagnia. <ride> Sembravi un hostess in aereo. Hai visto com'ero forte? Momoko ha più ciuffi di pino. <ride> Però non prende RTL-102.5 come il cane di quell'altro. Esatto, buonasera Carmi. Eh, Momoko sembra simpatica di sicuro più di Caria assolutamente sì eh, padre ma intravedo dei capelli bianchi sono biondi eh, Paolo Pastorelli non permetterti mai più eh, cosa, si può, eh, esatto, cosa si può dire di Momoko che non è ancora stato detto due coglioni leva eh. allora leva i complimenti ne devi uscire che su di Gesù Cristo vediamo <ride> come va in puzza <ride> poi <ride> eh, Ma un così mi si fa Quello l'avevo appena letto Il cane del mio vicino prende Radio Maria Il parroco da me e pensa che sia un miraglio Io miracolo. ho tanto sesso amaro Allora, allora figlioli Non vedo l'ora di arrivare di nuovo a 5000 punti allora, figlioli, questa era la superficie Se del caso. Se che ca vedere bene Momoko, cioè che la volete proprio vedere in tutta la sua beltà, e davvero, lo potete fare nel video. Nel, esatto, nel... nelle live di Valentina potete vedere ah, Momoko. Non assolutamente non nel, suo, nel suo completo splendore, mentre da me al massimo, <ride> potete vederla così. Vieni. Mamma. Ma Vieni qua. So, no, Vieni qua. No, eccola. Ciao l'Italia, eccola. Brava. brava brava, non si vede, eccola, un pezzo di Momoko, eccola qua, eccola qua, ecco un pezzo perché non riesco, eccola, eccola, vedi se mi avvicino un po' si sì. è un cane fantasma eh, eh non c'ho niente che gli do, Ma ha dato un bacetto, per, per lei un bacetto a me è un premio, è un premio facciamo un SO, facciamo un SO a Vale potete anche vedere Padre, come non lo vedete? Mai. Vedete a volte anche me senza cappello. Pensa senza che cappello. esclusive incredibili sul canale di che Valeria. Le canzoni dei ragazzi italiani. Che ballo delle canzoni ragazzi, sono delle cose bellissime. <ride> C'è una vaga somiglianza con Dio, ma quel cane è decisamente più bello. Allora, allora figlioli, dicevamo: questo era la superficie, le, i primi ciuffetti del caso Amicizia caso di contattismo alieno incredibile, incredibile che approfondiremo in una serata cinema dato che abbiamo trovato il documentario a noi non resta che darci appuntamento a domani sera alle 21 con la filosofia cristiana del femminismo di Michela Murgia in compagnia del nostro fantastico Seven Taxis in versione sedata come si fa ad iscriversi al progetto Amicizia non credo sia ancora in piedi allora padre ho inviato la mail al cinema guarda Spark come si dà da fare già mi sono fatto il debito con la bocca che siamo disposti a pagare qualsiasi prezzo qualsiasi tipo di informazione e materiale forniteci Prendete tutto a Natale, eh, oh, oh, Madonna. Domani esplode, Dio Santo Murgiano. Domani sera alle 21, con le cleriche al News, in compagnia, compagnia dell'indomabile, dell'indomabile 7, no. della nostra indomabile Queen. Allora, a me non resta che ringraziarvi del supporto e soprattutto della compagnia. Grazie a tutti per aver partecipato a questa serata di complotti e disagio. Non resta che, eh, come al solito, darci appuntamento a domani sera e nel frattempo ci andiamo a fare un bel ride e vediamo chi è ancora online. Oh, grazie. Chi è? Giovanni. Grazie. Sei rimasto talmente sconvolto dagli complimenti di Momoko eh, che, che hai deciso di, di, di abbonarti al canale e di regalare un battesimo Grazie mille Giovanni, numeretto della Riffa te Andiamo a fare un raid. Andiamo da... Chi ci abbiamo, chi ci abbiamo? Uh, uh. Andiamo, Il mio fratello sta giocando Ehm... Uh. Andiamo? Nenia che sta giocando. Ah, andiamo da Nenia non che non ci andiamo mai, è vero. Andiamo malfannmo quattro chiacchiere, eh? Se no però non No, andiamo da Nenia che non andiamo mai a trovarla. Andiamo da, Nenia, andiamo da Nenia Andiamo da Nenia. Andiamo a fargli un saluto. Quindi avvio il Rai di là. Andiamo a salutare la mia amica Nenia, nonché la voce della Madonna. Eh, quando ha cantato in uno degli ultimi. Quando ha una bella voce, in uno degli ultimi musical, in cui avete sentito la Madonna graziatissima che cantava, era la voce di Nenia. Mentre la meravigliosa voce degli angeli, sempre in quella puntata, era, era la voce della nostra funghetta. Grazie a tutti, figlioli. Non resta che vederci domani sera, perché domani sera serata di fuoco, serata di fuoco con il nostro Seven, alle Clerical News alle 21. A domani, ciao! Ma quanto è bella Momoko, eh? Ma cosa è stato... Cosa possiamo dire su Momoko che ancora non è stato detto? Eh? eh? Che, è un, che è un cane Questa. stupido. Tu sei un cane <ride> <molto> stupido. <ride> molto più stupido. Andiamo, Momoko, che andiamo a modificare le zampette con gli alieni, va? Vai, vai che ci aggiorniamo il 5G.